Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti quanti. Buonasera Samuele, buonasera Giuseppe, buonasera Filippo che ci raggiungerà più tardi in diretta. Buonasera Dedan che dice: Grande Gran Turismo, il mio live action preferito di anno. Non c'è neanche. C'è una scena tagliata per una Dell'anno. macchina dell'anno. Possibile. E Giuseppe dice: Sfortunatamente non sono riuscito a finire la serie classica in tempo, però mi mancano 2 episodi. Stiamo messi peggio noi, credo. Bene, siamo qui, riuniti, sembra tipo la messa, per parlare di QT Oni Style. Parleremo del film di QT Oni diretto da Hideaki Anno, uscito nel 2004, e sfoglieremo il volume, il Perfect Book, che è uscito con New Type Live nel luglio del 2004. E niente, con me c'è il buon Mario Pasqualini di Dimensione Fumetto, sempre in connessione dall'altra parte del mondo, che con le sue infinite conoscenze, ovvero il giapponese, ci aiuterà a decifrare un po' quello che c'è dentro questo libro. Mario, tra l'altro, anche lui ha la sua copia, quindi adesso siamo tipo i fan che si Aspetta, riconoscono. metti metà della copertina così. Aspetta, che sto facendo? Non lo so manco io quello che sto facendo. Ecco qua, così. Mezzo cuore di Honey. Ecco qua, ancora un pochino più a sinistra. ci siamo, Ancora. eccolo. Perfetto. Eccola, ce l'abbiamo fatta. Ok. E anche questa l'abbiamo fatta. Stavolta non abbiamo fatto questa roba l'abbiamo fatta col sei nodi di Erika Sato, molto meglio. Sì, direi di sì. E grazie di Filippo che si è abbonato, grazie. E dei tanti dice: Non ho visto neanche il film, a posto, perfetto. L'ho Tanto. visto io per voi 10 volte, quindi non c'è problema. Se 10 persone Esatto. non hanno visto il film, l'ho visto io, quindi non c'è problema. Ci si Ho aggiungono anche le rimediato. 4-5 volte mie, quindi insomma non si scherza. Buonasera Ivan, che dice braccialetto top di Mario. Ha fatto mia figlia, ha detto che è il mio Mamori, quindi è il mio portafortuna, hai capito? Quindi con i Piccole cuoricini e le comunicazioni. stelline. E io ci vado in giro, chi me ne frega. Perfetto, giusto. Ma abbiamo fatto quella cosa poco fa con il cuore, direi che il braccialetto è più tranquillo. Confronto, sì, infatti. Ho anche questo Allora, bel asciugamanino qua di Sumiko Gurashi con cui mi divergo il bellissimo. sudore, se vi può interessare, quindi. Attendo però l'asciugamanino cos'era Totoro di Filippo, Ah, apparirà. quello l'ho messo a lavare proprio oggi perché l'ho usato proprio oggi, lasciami Totoro con i fiorellini. E quindi niente, Un saluto a Ivan che guarda, recupererà poi la live. ok. E anche lui col suo braccialetto. Quindi anche alle nipoti di Ivan. Allora, le solite piccole comunicazioni generali di partenza, cioè i link utili, diciamo. Come ho detto nelle precedenti live, ho aperto un piccolo Ko-fi, se volete fare piccole donazioni al progetto Terre Illustrate, insomma, i soldi per comprare i prossimi cosi da sfogliare e per le fonti dei prossimi articoli, potete passare per il Ko-fi di Terre Illustrate, vediamo se Quello riesco a nell'avatar farlo. non è Konan Edogawa, vero? No, Purtroppo. è Mutant Sabu Vabbè. di Shinomori. Poi, secondo link utile, gli articoli di Mario per Dimensione Fumetto. Sopra ci trovate articoli un po' di tutto, insomma, l'ultima recensione di Miyazaki, l'ultimo film di Miyazaki recensito da Mario in super anteprima, The First Slam Dunk, Shin Kamen Rider, insomma, un po' di tutto. Buttateci un occhio, ci sono anche qua e là ci sono anche contributi miei all'interno dei suoi articoli. E poi per chi non l'avesse letta, la mia recensione di Shin Kamen Rider per Anime Click. Chiudiamo qui. Poi questi link, per chi se la sta recuperando su YouTube, saranno tutti nella descrizione. Bene, abbiamo fatto queste cose, queste faccende utilitaristiche, pratiche, e passiamo al succo. Eccolo qui. Allora, Mario, dici innanzitutto la tua opinione sul film. Allora, cioè, tu, cioè, questi mezzi, io starò qua tutto il tempo così, si vede roba del genere, tu invece, non lo so, Eccomi. guarda, non ho parole, però va bene, comunque. La mia opinione sul film è il mio film preferito dal vivo di Hideaki Anno, assolutamente non è una battuta, non è un... No, forse Love and Pop mi piace... Allora, diciamo che sono... Ok, diciamo che sono entrambi per i rispettivi motivi, i miei film preferiti.
di idea che hanno, li amo tantissimo tutti e due, e nel caso di Love and Pop penso che sia il distillato dell'anno pensiero di anno intellettuale, mettiamo così, invece Cutie Honey è il distillato di anno otaku, di anno fan, quindi sono i due lati che caratterizzano l'idea che hanno anche nella, così, nella mente di noi fan, no? Quindi l'idea che hanno è che questo regista estremamente otaku, estremamente conoscitore degli ultimi 40-60 anni di storia della cultura popolare giapponese, contemporaneamente anche un fine intellettuale, insomma, che riempie le sue opere di riferimenti filosofici, culturali, religiosi, eccetera. Quindi c'è, come dire, questo personaggio molto peculiare, appunto, che ha queste due facce della medaglia, no? E da un lato è il personaggio più pop del mondo, e dall'altro è anche un personaggio invece particolarmente profondo e intellettuale. Ecco, forse Love and Pop e Cutie Honey sono esattamente le sue rappresentazioni massime da un certo punto di vista, insomma, e per questo amo entrambi questi due film, insomma. E Love and Pop l'ho visto per dovere, perché naturalmente perché è un film di anno, quindi lo devo vedere, ma l'ho amato tantissimo. E invece Cutie Honey l'ho scoperto casualmente, perché mi è stato consigliato anni fa, poco dopo l'uscita, mi fu passato il file MPEG o una roba del genere, Matroska addirittura, una roba del genere, da Mauro di Dimensione Fumetto, che saluto, ciao Mauro, e il quale mi convinse a vedere il film dicendo: sai Mario, nella prima scena c'è lei che corre, c'è la protagonista che corre tutta nuda vestita soltanto di un sacchetto di immondizia in mezzo alla città. Io, mio Dio, subito mi fiondo, visto all'istante, appena sono riuscito a metterci le mani sopra, è amato tantissimo dalla prima volta, e da allora l'ho rivisto tante volte, e ogni volta che l'ho visto mi sono accorto sempre di più della quantità di dettagli importanti, sia interni al film, sia legati a tutta la rete di conoscenze di Akihan. Adesso che sfoglieremo il libro, ogni tanto usciranno fuori dei nomi importanti, insomma, e noi sappiamo appunto che una delle caratteristiche principali di Anno è il fatto che lui è al centro di questa enorme rete di contatti, perché lui fa parte di un collettivo artistico che si chiama Grassoppa, anche se non è una delle sue attività più note, ma in realtà ne fa parte, e poi naturalmente è in mezzo a tutta una cerchia, una combriccola di autori, di tokusatsu, di animatori naturalmente, di registi vari, eccetera, e poi di attori, e poi anche la protagonista, dopo ne parleremo appunto, e viene tutta anche lei da un giro molto, molto specifico, molto settoriale, in cui Anno è estremamente addentro, insomma, e quindi in realtà Cutie Honey potrebbe essere forse letteralmente il film cardine di Anno, sia perché è arrivato a metà della sua produzione proprio a livello cronologico, sia anche perché è arrivato appunto, è stato il suo primo film che, come dire, che ha unito i due mondi dell'animazione del cinema dal vivo, no? Adesso non so se avete mai visto il trailer del film, ma tanto sta scritto anche qui dentro, appunto, nel trailer si annuncia a cartelli pubblicitari: non è animazione, non è film dal vivo, è Cutie Honey, è tutta la chiamiamo digital comic movie, digital comic cinema, roba del genere, un termine inventato, e così. E trovandosi appunto in questo gap fra l'animazione e il cinema dal vivo, secondo me rappresenta in maniera forse anche più importante di quanto potrebbe sembrare, e quanto Anno stesso forse si era accorto, non lo so, proprio una particolare importanza, appunto, riveste una particolare importanza, secondo me, all'interno della sua filmografia. A tutto questo si unisce il fatto che, secondo me, è spassosissimo, è estremamente intrattenente, è estremamente ben fatto sotto numerosi aspetti, anche gli aspetti più tecnicamente carenti, secondo me, sono, non dico fatti apposta, ma sì, volendo, sono anche fatti apposta, nel senso, quindi, secondo me è un film molto molto piacevole, molto più profondo di quello che sembra, non solo per i suoi temi, ma soprattutto perché appunto ha tutto un sottobosco culturale molto importante, insomma, e a me piace tantissimo, e quindi niente, ecco, io ho un grande amore per questo film, in parole povere, molto più rispetto agli altri film dello Shin Japan Heroes Universe, di cui questo qua è l'episodio zero, perché io personalmente l'ho sempre chiamato Shin Cutie Honey, perché è a tutti gli effetti l'episodio zero dello Shin Japan Heroes Universe, ovvero, come Matteo ha detto tante volte, il recupero sistematico e l'elevazione intellettuale, o meglio, il dare
il giusto rilievo che prima magari era meno comprensibile, insomma, se non dagli appassionati, a alcuni prodotti culturali che sono a tutti gli effetti prodotti culturali, appunto, e che meritano di essere celebrati come tali, da Godzilla, Evangelion, Ultraman e Kamen Rider, appunto. E questo è stato il primo, insomma, in cui hanno ha operato questo recupero di un vecchio tokusatsu, di una vecchia serie, insomma, che è stata riletta, reinventata con i suoi criteri. Ho finito, scusate il fiume. Giustissimo, giustissimo. La domanda di Ivan, quante stelle gli hai dato? Allora, su Letterboxd gli ho dato 4 stelle, ma per pura umiltà. In realtà, personalmente, 5 stelle, cuoricino, naturalmente, perché l'amo tantissimo. Però, certo, da un lato c'è 2001 di Stano nello spazio, dall'altro Cicioni, mi rendo conto che sono su livelli diversi, nel senso, quindi se do 5 stelle all'uno, se do 5 stelle a Cicioni, quanti gliene devo dare a 2001, nel senso. Però è evidente che, insomma, dal mio punto di vista è un film estremamente importante, diciamo così, dai. Tanto ringrazio Deidan per l'abbonamento. No, allora, Miriam, sul film, insomma, anche a me comunque piace tantissimo. In realtà la prima volta che l'ho visto non mi aveva fatto impazzire, mi era piaciuto tantissimo l'inizio, però poi mi ci sono un po' perso, però è stata anche le condizioni in cui l'ho visto, che ricordo, insomma, ero distratto da altro. E, però poi quando l'ho rivisto effettivamente mi ha abbastanza convinto, più volte, poi questi film di anno più li rivedo e più mi piacciono. È raro che al primo colpo mi facciano impazzire, cioè tipo Shin Godzilla è stato uno dei pochi che sono veramente esploso, dei live action di anno, tipo. E mi rilascio al discorso che facevi sul fatto che è un film cardine, perché secondo me, appunto, io ieri ti anticipavo che stavo più o meno formulando un'interpretazione di Shikijitsu, e secondo me Shikijitsu e Kyotoni sono film molto collegati, a parte il fatto a livello produttivo. Ho letto che inizialmente Anno era partito non solo di cast, cioè anche di cast, dici? Ok. Dopo ne parliamo. Poi ne parliamo. E leggevo che Anno... nei primi anni 2000, per chi non lo sapesse, Shikijitsu è prodotto da una branch, una divisione dello studio Ghibli che si occupava di film live action. Alla fine hanno fatto pochissime cose. E inizialmente l'idea di Anno era di fare insieme a Iguchi un film, un tokusatsu con grandi effetti speciali. E poi è nata invece l'idea di fare Shikijitsu. E secondo me Shikijitsu e Kyotoni rappresentano quel momento in cui Anno ha fatto questo passo, come dicevi tu, nel fondere realtà e finzione, che preannunciava nelle sue opere precedenti e che adesso si vede, cioè adesso vediamo pienamente in cose come lo Shin Japanese Rossi Universe, Evangelion 3+1. E, per questo mi sembra veramente un film che fa da cartina di tutta la produzione successiva. Cioè tra questo e anche, visto che prima lo menzionava qualcuno nei commenti, Rekyutioni e gli OV che fanno parte del progetto, insomma, del film, si rivedono tantissime cose che poi saranno tutte sparpagliate nel resto della sua produzione. Quindi già per chi per esempio è appassionato, studioso comunque della filmografia di Anno, è un film fondamentale. Poi fa un botto ride, sì, è vero, cioè veramente è un film super divertente, un film che non si ferma mai, cioè insomma è veramente una di quelle visioni piacevolissime, piena poi di dettagli artistici molto belli, dove vedremo un po' di design che sono veramente fantastici. E ci sono alcuni gli attori anche mi fanno impazzire. Raramente io sono uno di quelli, l'attore qui, l'attore là, insomma, me ne frega niente assolutamente nei film. Però i tre protagonisti di Kyoto mi fanno tutti e tre impazzire, cioè mi fanno un sacco ridere come personaggi all'interno, come recitano e tutto quanto. E se la cavano veramente bene, cioè nel senso, appunto, non è live action, non è animazione, però è come se fosse, come se sembra di vedere un film d'animazione, cioè un'animazione, un anime con gli attori in carne e ossa, e il modo con cui i personaggi la interpretano è fantastico. Mikako Ichikawa, vabbè, però anche il coprotagonista maschile mi fa un sacco ridere quando fa quel balletto e fatta, adoro, cioè nel senso è adorabile. Fantastico. È una gag anni 70, è una gag televisiva anni 70 quella. Sì, immaginavo, perché sembrano proprio quelle cose come, tipo quando... come Lupin e Gigan in Cagliostro.
capito? Stavo bene, pensando a quello. Esatto. Oppure quando, per esempio, che è in Osomatsu-kun, se non sbaglio, perché l'ha ripresa anche tante volte anche Rumiko Takahashi, che salutiamo, che ci segue e che in questo periodo compie 45 anni di festeggia 45 anni di carriera per la Mu. Ogni tanto lei utilizza questa gag così fa fare i suoi personaggi, che è una gag che viene da Osomatsu-kun, Osomatsu-kun, che è Kun, di di Fujio Akatsuka. Fujiwa. Esatto, Fujio bravo, di Akatsuka, Akatsuka, Akatsuka. esatto. Sì, è famosissimo quel gag, c'è anche Negli in anni Toriyama 70 si viene sono usato sviluppate tantissimo. tantissime gag fisiche che poi sono rimaste famose, insomma, anche per esempio la gag di cascare per terra quando c'è uno shock, roba del genere, per esempio, che ti fa ridere e caschi per terra con le zampe all'aria, è una roba anni 70, per esempio. Che poi tra l'altro, cioè, su queste cose hanno fatto un botto, cioè negli anni 70 tra questi manga, alcune serie tokusatsu e anche alcuni anime, si è creato proprio quel linguaggio che adesso associamo agli anime, cioè nel senso Linguaggio è la parola giusta. capita spesso di vedere, cioè mi capita spesso a volte di vedere un tokusatsu degli anni 70, vedo un tipo di movenza e penso, ah, ecco da dove viene quel tipo di roba che adesso diamo super per scontato e poi invece magari è iniziato di là, è iniziato di qua, insomma. Spesso non ci facciamo caso a quanto siano stati influenti anche i live action su queste cose qui. Sì, perché caso di Hidaki Anno è esemplare, appunto, quelli che poi sono diventati animatori o registi negli anni 90, qualcosa avevano visto 20 anni prima quando erano bambini, e cosa avevano visto? E i robottini di Gonagai e i tokusatsu, nel senso, quindi. Esatto. Se riesco a tirare fuori questo bravo. Vabbè. E papà, Ebbene. vediamo. Ivan chiede se le pseudoanimazioni le ha fatte Tatsunoko. Ma in Gioioni? Sì, è una reference al fatto che su Wikipedia c'è Certo. scritto che Evangelion è animato dalla Tatsunoko. Copyright Tatsunoko, certo. Va bene, io direi che iniziamo con Anche tuttora nel questo. 2023 le riviste stesse ancora continuano giustamente a dire copyright Tatsunoko. Povera Sì, Tatsunoko. neanche più la Gainax dovrebbe Ups. apparire nel copyright, E quindi. invece. Allora, qui innanzitutto il volume si apre con questo bel posterino. Nel retro un po' di fotogrammi del film. In cui c'è lei che dice Honey Flash. Ah sì? Eh sì, Ah c'è sì, è scritto vero. Honey Flash, gigante. Ma ti dirò di più, ovvero che mentre Matteo sfoglia e fa vedere che ci sta il coso qua, l'indice, mi viene al menu, non è il menu, però l'indice. Poi dopo le pagine successive, e va bene, eccolo qua, con le interviste, eccetera. Dopo facciamo vedere anche cosa c'è sulla sinistra, perché è la cosa che, come Matteo giustamente considera una cosa che mi piace tantissimo, lo sto facendo adesso, è divertentissimo. Infatti, neanche lo spoilero. Lo tengo coperto. Sì, non scusate. Ecco, questo qua che vediamo nelle immaginone a doppia pagina è la canzone. Konokoro Ah. Hayarino Onnanoko Oshiri Chisana Onnanoko, gira un po'. Kochi o muite yahani. Prossima pagina. Eccola qua. Kochi o muite yahani. Prossima pagina. Datte nanda ka datte datte dandamon. Eccola qua. Bellissimo. Che è la sigla di Chiutioni, appunto. Eh E sì, poi che tempi. onegai, Kitsutsuke naide. E Che poi tempi fu veramente. Cioè, so che bellissimo, negli anni meraviglioso. 70 era davvero Ma una hit. è tuttora una kamiuta. Conoscete la parola kamiuta? Kami è kami, no? Uta è Ah, canzone, Kamiuta è quindi canzone. kamiuta è la canzone divina, nel senso, quindi non so, Chala e Chala o che ne so, Hohoemi no Bakudan, la sigla di Yuri gli Spettri, oppure la sigla di Chiutioni, sono kamiuta. Zankoku è una kamiuta, per esempio, no? Quindi sono canzoni divine, intoccabili, no? Watashi Chiaro. no Hato, a Chiku Chiku Shichauno. Iaio, iaio, e qua c'è il nostro amico. Gira, gira, vedi? È il nostro amico di Hideaki. Iaio Mitsuke Chaya. E poi Honey Flash nella prossima pagina, eccolo qua. E Bellissimo. infine Kawaru Ayo, che è la frasetta con cui si conclude la bellissima sigla di Chiutioni, bellissima, meravigliosa. Bellissimo, Stupendo. veramente anche a livello tipografico, veramente Sì. fighissimo. Cioè, infatti, è un bell'oggetto come libro. Il A livello resto. tipografico, Ivan ci confermerà che il regista Konichikawa, che è stato un importantissimo inventore di titoli di testa tipografici, appunto,
è stato quello che poi ha influenzato anche Anno per la composizione dei titoli di Evangelion, per intenderci, eccetera. Lui era molto amante dei font, eccetera, e usava spesso questi. Questo è Matisse, per esempio, il famoso font di Evangelion, sempre quello, naturalmente. E lui era molto molto attento all'uso dei font e questa cosa ha molto influenzato anche Anno. Tra l'altro in Recutioni ho notato che quando fanno c'è la classica cosa di Anno che mostra una location nell'episodio terzo e c'è il nome della location, il font è lo stesso dei titoli dei rebuild. Non so se è la prima volta che lo usa lì, perché non mi sembra che ci fosse in Evangelion originale. Non Adesso saprei magari questo. Ivan ci illumina. Ci illuminerà. Visto, Ivan dice sembra l'opening di un anime, ed è proprio vero? l'opening. Ed è proprio quella. Konokoro Hayarino Onnanoko. Quando verrete in Giappone andremo tutti a cantare le kamiute, fra cui al karaoke, fra cui appunto Zankoku e la sigla di Gekione. Che bellissimo. Bene, adesso però mostriamo la gimmick vera, definitiva del libro. La Cosa c'è gimmick scritto cos'è? qua? Gioiellino sarebbe? Eh Allora, qua fa sì. vedere, sì, qua fa vedere appunto Animation, 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 Animation Missile, quindi animazione del missile, Animation Jump, quindi animazione del salto, e Animation di Kyojin no Hoshi, ovvero stella gigante. Questo è anche un riferimento otaku che sicuramente Ivan coglierà, perché Kyojin no L'attacco Hoshi dei Giants. vuol dire la stella gigante, ma vuol Stella dei dire anche Giants. Hoshi dei Giants, che è la famosa serie, insomma. E quindi appunto l'attacco di Scarlet Claw si chiama Tommy la stella di Jans, quando si chiama appunto la stella gigante, che sarebbe Tommy la stella di Jans, appunto. E Perfetto. qua adesso ci farà vedere il pro di Matteo, perché è più pratico rispetto a come sto messo io questo Eccolo qua. coso. Allora, come si poteva intuire, insomma, l'avete anche visto di sfuggita, immagino, questa parte del libro è tutta dedicata a un flipbook che mostra alcune delle animazioni del film. Ora vediamo se riusciamo a creare l'effetto almeno con questa scena, ma qualcosina si vede. Sì, si capisce, si capisce. Si capisce, si capisce. Ci sono alcune delle animazioni, insomma, del film, di cui tra l'altro poi vedremo anche in retroscena, quindi insomma. Vediamo se riesco a fare anche con quella sotto. Ah, ecco, tra l'altro, appunto, c'è Kyoji no Hoshi, infatti è una battuta di baseball la mossa che c'è. Spoilerizziamo per chi non ha visto il film, tutti questi fotogrammi sono fotogrammi che sono stati fotografati uno per uno, e questa è la famosa Honeymation di cui parleremo più tardi, che non è animazione, non è live action, è Honeymation. Benissimo. Guardatevi il film per vederle bene, insomma, perché Esatto, veramente. bellissimo. Questo ricordo anche memoria personale, la primissima volta che vidi una scena di Cutioni fu in un CD di Benkyo della fu rivista Benkyo, mai dimenticata e sempre amata, insomma, in cui c'era appunto la prima scena col combattimento con Gold Claw, e in cui c'era appunto la prima scena in Honeymation, ovvero lei che salta, appunto, bellissima. Pazzesco che Scusami, ci la scena di fosse. missili. Cioè, pazzesco che fosse arrivato in Italia in quel modo anche. Era arrivata in Italia appunto attraverso il CD di Benkyo. Che tra Chissà l'altro come. non l'abbiamo detto, ma il film è arrivato in Italia anche Doppiato? integralmente. Sì, è Ah sì, non uscito. lo sapevo. I diritti furono acquistati dalla Shinvision che fece il doppiaggio, ma non lo fece uscire perché fallirono e fu pubblicato Prima comunque de. dalla Extra Edition. L'edizione è abbastanza introvabile, il doppiaggio è molto carino, è molto anime, l'ho avuto modo di vederlo, e insomma, se riuscite a beccarlo, secondo me ne vale la pena. Però, chiaramente, in francese si trova tantissimo, oggi stamattina su Vinted ho visto quattro annunci da 2 euro in francese di Kitioni. Subito. Col doppiaggio anche italiano? No, in No, francese. in Peccato. francese. Però, ci sto. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, qui tra l'altro, ecco, tipo, se non sbaglio, i due principali disegnatori animatori che hanno lavorato a film e poi anche ovviamente agli OV sono Hiroyuki Imaishi e Tadashi Ramatsu. E questo credo sia un'illustrazione di Ramatsu, perché non mi sembra proprio uno Bellissimo. stile di Imaishi, molto bella. E Ramatsu attualmente è super famoso cioè super famoso, le cose super famose che sta facendo attualmente sono Jujutsu Kaisen e le varie stagioni, sta facendo da character designer. Però prima era un habitué, diciamo, della Gainax, ha lavorato anche, ha fatto alcune animazioni anche nei vari film di Rebuild, di Evangelion,
Evangelion originale, in FLCL ha diretto un episodio di Die Buster. Ah, in Carigano è il character designer, ecco, non mi veniva. E poi c'è l'intervistina con il signor Anno. Cioè, questa foto in bianco e nero che inizialmente credevo fosse un disegno, cioè semplicemente invece lui no. È bianco e nero con queste orecchioni. Tu hai avuto modo di leggere questa intervista? Allora, qua dice un altro, il regista e il sceneggiatore ha idea chi hanno. Eva Izen, Eva Igoto, Yuyukata, dice che praticamente è un regista e creatore Sakka, anzi quello chiamano Sakka vuol dire scrittore, proprio scrittore in senso letterario, quindi non neanche sceneggiatore, proprio scrittore e regista Hideaki Anno, è un epoch making che ha creato quello che si dice un prima e un dopo con Evangelion. Eppure nel dopo Eva lui stesso appunto non sapeva esattamente che cosa avrebbe fatto. E invece adesso l'ha capito con Love and Pop, con Shikijitsu, con Ryuse Kacho, che è un cortometraggio breve molto carino, molto divertente, ambientato nella metropolitana, fatto appunto per il collettivo Grassoppa, che vi dicevo prima, di cui lui fa parte, si è dedicato ai film dal vivo e con questo Chiutioni appunto sta continuando nella sua carriera, dice qui sotto. Okay. Poi qua sotto dice, ah, te la vuoi leggere tutta? No, mo, tutta no, però okay. Qua sotto dice semplicemente... Mi ero spaventato. No, allora qua dice semplicemente che sembra quasi che siamo arrivati al periodo in cui non c'è più voglia, non c'è più da combattere, dice lui fondamentalmente. E invece è possibile ancora fare, e invece non è vero perché è ancora possibile fare i film fondamentalmente, quindi lui dice fondamentalmente che appunto all'interno, attraverso i film è possibile ancora combattere e avanzare appunto nel suo percorso meraviglioso. Prossima posso pagina, dire c'è lui che canta, sì? Ultime parole famose, perché il film andò così male che è fallita la casa di produzione. Ecco, tra l'altro questo film, sai da chi è prodotto? È prodotto da cosa? Ma è distribuito da Warner Bros. Addirittura. Cioè, ah, è vero, sì, c'è nel logo. L'unico film di Anno distribuito da Warner Bros., che io sappia, e qua c'è lui canterino. Sì, sì, era già sposato, se non sbaglio. Sicuramente la conosceva già, perché disse, una volta stavo leggendo una sua intervista in cui disse che lui la conosceva già dagli anni 70, dagli anni 90 addirittura. Eh sì. Ma quando sono sposati onestamente non mi ricordo, però. Si sono sposati intorno al periodo in cui fece quel cortometraggio per lo studio Ghibli del museo, sì. Che era tipo primi anni 2000, comunque. Sì, se non erano sposati erano in procinto di sposarsi, insomma. Tra l'altro, se non sbaglio, la cosa dei gatti comunque è una cosa che lui ha preso di più con la moglie, quindi dico perché il film inizia con un fotogramma con un gatto in primo col piano. Col micio, sì, sì, sì. E poi c'è lei appunto, che come si vede nella prossima pagina, ecco qua, sembra l'inizio di un porno, e invece... Lo è. Potrebbe esserlo, perché... Adesso no, vabbè, adesso quando arriveremo a parlare del cast parleremo di chi è questa Erika Sato, appunto. Però potrebbe esserlo, se effettivamente appunto c'è il micio, c'è lei nella vasca da bagno. Che poi il film, rispetto alle altre opere di Chiutioni, anche allo stesso Avvida che ne hanno tratto, è molto più pulito. Cioè, molto più... Chiutioni è sempre stata una serie abbastanza, come dire, scollacciata, insomma. Tra l'altro qua, sì, esatto. Anno magrissimo, maledetto, guarda qua. Non so se sì. È perché era disperato e depresso oltre ogni limite, però madonna di Dio. Scheletrico, magari. Vabbè, ma in realtà lui non mangia, quindi, cioè, nel senso, in continuazione dice che mangia pochissimo. Però dopo mangia le patatine e reingrassa, vedi? Allora, le prossime pagine, ecco qua, esatto, quali sono gli altri, perché qua presentiamo i personaggi, ecco qua, questa è Honey Kisaragi, con i suoi bellissimi costumini. Lei che porta i caffè, perché nel suo ufficio lei fa la portatrice di caffè. Si sono sposati in marzo 2002, stando a Wikipedia, esatto, quindi da 2 anni già stavano insieme. Nice. Qua c'è lei, la portatrice di caffè. Tra l'altro, questa cosa di lei che si traveste, io ho notato a un certo punto che c'erano diversi personaggi nel mondo, insomma, della cultura pop giapponese, questi personaggi che cambiano aspetto e diventano totalmente un altro personaggio, oltre al classico Lupin III. E ho scoperto che c'è questo personaggio abbastanza famoso che mi sembra si chiami Taro Bannai, o Banmai, una cosa del genere, che fa parte di una saga letteraria.
Poi se quando riesco a togliere le mani da qua, provo a googlare meglio, vedo, nel caso lo ripeto perché adesso se no me ne scordo. L'ho detto per quello, un appunto, così magari tu lo conoscevi. E... già rimasto tutto. Credo ci sia anche un personaggio dei romanzi di Rampo Edogawa che cambiava in continuazione aspetto, outfit, insomma, si travestiva dalle altre persone, però non ne sono certo. Non comunque mi viene in mente, però comunque è un... sì, è una roba comunque che ha radici... Allora, sai perché questa cosa? Ieri quando stavo sfogliando questo libro in previsione di oggi, mi sono... dove che lo diceva non mi ricordo. Ah, qua all'inizio mi sa, che dice che sono le... qua nel posteriore all'inizio, eccolo qua, guarda. Non so se riuscite a leggere qua. Hani Shichihenge. Shichihenge significa le sette trasformazioni di Honey, appunto. Ma Shichihenge è un termine standard. Lì, sì, l'angolo in alto a destra dove ci sono tutti i fotogrammi. Shichihenge vuol dire letteralmente sette trasformazioni, ma non vuol dire letteralmente un, due, tre, sette, sette di numero. Vuol dire che si può trasformare in tanti modi, si può trasformare, appunto. Quindi Shichihenge, per esempio, si dice anche una serie famosa che era, non mi ricordo cosa, Shichihenge, Nadeshiko Shichihenge, una roba del genere, e vuol dire appunto che ha tante, tante facce, tanti aspetti, non so, come dai mille volti, non so, una roba così, nel senso. E questo Shichihenge è una cosa che viene dalla letteratura giapponese, comunque. Io non conosco esattamente la fonte, ma mi ci sono imbattuto tante, tante, tante volte, e so che è un modo di dire. Quindi quando una persona, per esempio, è, che ne so, ha tanti aspetti, magari sul lavoro si presenta in una certa maniera, ma in realtà poi ha tanti altri interessi, cioè c'è una persona sfaccettata, si dice che è Shichihenge in giapponese, appunto. Quindi Hani è Shichihenge, è sfaccettata. Capito. Ha sette trasformazioni. Poi nel film effettivamente ha sette trasformazioni, ha sette costumini, appunto, ma come gioco di parole, insomma. Eccoli qua, sono quelli lì che vediamo lì, esattamente, che sono quelli lì sotto, appunto. Difatti potenzialmente vuole infinite trasformazioni, sì, sì, esatto. Eclettica, ecco. Filippo fornisce l'aggettivo. Ma Matteo, andiamo avanti perché la prossima pagina c'è qualcosa di più interessante. Lo so che c'è. Certo, eccola. Quanto ti la coppia. Bene. Esatto. Allora, qua c'è Mika Kuichikawa, che io amo tantissimo, al tempo io non sapevo che l'avrei amata così tanto, ma... distrutto. È meravigliosa. Anche dopo c'è la sua intervista, c'è lei che risponde a spizziche, a monosillabe, alle domande, è veramente adorabile. Poi se andiamo alla pagina successiva, vediamo che ci sono gli altri amichetti di Anno, perché naturalmente lui nel suo film, certo, ci mette sempre i suoi amichetti, quindi eccolo qua, c'è Matsuo Suzuki che poi dirigerà film con Anno attore e poi Anno dirigerà come personaggio invece nei suoi film successivi. Questa qua, quest'altra è tutta gente che fa. Matsuo Suzuki, qual è questo? No, destra? No, destra, quello lì, proprio quello lì, Matsuo Suzuki. Lì, stop, ferma il ditino lì, esattamente, quello lì, Matsuo, okay. Suzuki. Questo, esatto. è anche in Shin Godzilla. Certo. È in Shin Kamen Rider, è il fondatore della... Tutta sta gente qua, questi saranno i futuri ministri e i futuri militari di Shin Godzilla, fondamentalmente. Cioè, se vai a vedere il cast, fondamentalmente, cioè, è sempre la stessa gente che gira, insomma. Ma... E ora ti aggiungo un altro collegamento, questo attore qui... È l'attore che fa... Questo col mento, con la scucchia? Esatto, è l'attore che fa il villain in Tokyo Megalopolis di Akio Jisoji, il regista di preferito di Anno, di Ultraman. Hai capito. Ed è anche... Si li va a capare lui. Se l'illustrazione... Cioè, tipo di personaggio della... Il film è tratto da un romanzo, con varie illustrazioni e tutto quanto. Il personaggio è tipo l'ispirazione per Bison... di Street Fighter. Oh, esatto. Okay. È il classico personaggio con cos'è la divisa da militare cinese, se non sbaglio. In questo caso è un poliziotto giapponese. Ah, e Mr. Bison si dovrebbe essere una roba cinese sovietica, non mi ricordo. Esatto. E insomma, lui comunque sia l'attore che lo interpretava. Dagli stessi romanzi ne ha tratto anche uno a Rintaro. Mi sembra si chiami sempre Doomed Megalopolis, una cosa del genere. Ah, sì? Rintaro, comunque, quello lunga. E parlando di O lunghe, se giri la prossima pagina vediamo un altro degli aficionados, degli amichetti di Anno, ovvero
Zanzatadan, nel ruolo del maggiordomo, Toru Tezuka, non parente, il quale appunto sta nel film innominabile, perché se si parla di anno non possiamo, non è il film che comincia con la G e finisce con Amera 3, ma sta anche nell'ultimo, per esempio, Shin Kamen Rider, per esempio. E sì, proprio di Shin Kamen Rider più tardi ci ritorneremo, perché proprio in questo libretto più tardi c'è un altro riferimento molto preciso a Kamen Rider, per cui questo è del 2004, questo film, 20 anni dopo, sì, ancora hanno lavora sempre con la stessa gente, fondamentalmente. Lui è anche, vabbè, è il personaggio che fa la cosa, una delle cose peggiori in Love and Pop, ed è anche il... Dio mio, io questa cosa me la porterò nella tomba, è incredibile. Cioè, anche perché quando la vedi disegnata all'inizio di The End of Evangelion, vabbè, potrebbe essere, che ne so, potrebbe essere il gel per i capelli di tutti i pazzi per Mary, una roba del genere, ma quando lo vedi dal vivo, cioè, non penso che sia roba mia dell'organico effettivo, non lo so. Però cioè, quando ho visto Love and Pop mi si è bloccata la crescita, nel senso, non lo so, sconvolgente. E poi lui è anche il politico in Shin Godzilla, che dice una cosa e viene subito smentito da Mika Kuchikawa. Cioè, Mika Kuchikawa dice una cosa, lui la nega e poi Shin Godzilla lo smentisce. Quello con la giacchetta azzurra, sì, esatto. E si porta sempre dietro i suoi amichetti, quindi. Sì, sì, è lui, Samuele, è quello dell'azione che non possiamo nominare. Che non possiamo nominare, come non possiamo nominare il film che comincia con Gamer e finisce con Atre. Perché lui era qui dentro e faceva il programmatore per Dreamcast nel film che comincia con Gamma e finisce con Era 3. Allora, ma andiamo avanti. Allora, tutta questa gente qua, anche i cattivoni qua, i Gold Claw. Allora, questa qua che fa Cobalt Claw, fra l'altro è la stessa attrice che faceva la collega di Cutie Honey nell'ufficio, appunto. Quindi se torni indietro vedrai... Allora, infatti, anche l'attrice è la stessa, perché nel film c'è questa cosa che lei si traveste da lei. Ah, ecco, sì, è proprio la stessa attrice. Questa attrice qua, quella che si fa le unghie sul posto di lavoro, questa che si fa lo smalto sul posto di lavoro, è la stessa attrice che poi interpreta anche Cobalt Claw, appunto. Non solo è posseduta, ma poi è anche effettivamente lei, insomma. Con questo vestito fantomaso. Intanto che... Cioè, uomo dalle 85 mani... Scusate, prendo un attimo una pausa da questo... Ho trovato il personaggio che dicevo. Ed eccolo qui. Mi confermi che è la Taro Bannai. Sì, c'è scritto Tarao Bannai. Quelli okay. Il Ra è anche il diagramma che si usa anche in Roma, tra l'altro. Sì, ho visto adesso. Tarao Bannai. Nanatsu no Kao no Otoko, hai visto? L'uomo con 7 facce, l'uomo con 7 volti, perché di nuovo non è un 7 reale, come 70 volte 7, come dice Gesù, insomma, quindi è un numero generico perché è tante volte, insomma, quindi ha tanti volti. Mystery Gashirizo, un po' come è il personaggio principale di finzione che è di una serie di detective, nella serie appunto L'uomo con i 7 volti, che è una serie sia letteraria sia cinematografica, diciamo. Ed è, mi sembra proprio scritto da Edogawa Rampo. No, è di Hisa, e poi non so come si pronuncia. Allora, se clicchi qui sul un pochino più su, qui, esatto, questo qua, se clicchi lì c'è scritto il nome dell'autore, appunto. Si chiama Hisa Yoshitake, si chiama questo signore qua, esatto qua. Questo è lo sceneggiatore, Nihon no Dai Honka, questo qua è lo sceneggiatore che ha inventato appunto questo personaggio. Perché il Dai Hon sarebbe la sceneggiatura, quindi Dai Honka è quello che è lo sceneggiatore. E quindi appunto, comunque, appunto io sapevo con questo, 7 volti, che questo personaggio insomma è abbastanza popolare per questa gimmick, cioè nel senso spesso quando ci stanno dei personaggi che hanno questa gimmick del travestirsi sono citazioni a questo, e poi beh, dipende insomma. Buona anche sapersi. perché c'è anche Lupin, non lo conosce questo, quindi c'è anche Lupin che insomma anche Lupin originale, cioè qualche volta si traveste anche Lupin, effettivamente sì. Sì, no, Lupin di LeBlanc nel primo e nel secondo racconto dice che lui si guarda allo specchio e non si riconosce per quante volte si è travestito, quindi molto bene. Va bene, torniamo alla rivista. Sì, anche perché qua dopo ho altri materiali che devo fare vedere, quindi sono tantissimi. Ah, poi ovviamente... Scusate, ho appena letto qua quella cosa dell'occhio, La vendetta dell'iride. Sì, proprio quel film lì innominabile. Chiamiamolo in italiano così, esatto. Ecco, The Dan dice il film che inizia per G e finisce con Amera 3 è Gatto Chiamera 3. Probabile, non so. E comunque il personaggio di Cobalto Claw è praticamente spiccicato a Kumo
Kumo o Kuma? No, Kumo, perché A è orso, invece O è ragno. Esatto, è il ragno. Mog di Shin Kamen Rider. Shin Kamen, hai proprio nominato personaggio giusto, ma dopo ho già aperto la finestrella qua, perché dopo ne parleremo, tranquillo. Perché questo film ha molto più collegamenti con Shin Kamen Rider di quanto potrebbe sembrare. È letteralmente, cioè, non so se è il remake, Shin Kamen Rider è il remake di QT Oni, o QT Oni è tipo la preveggenza di Shin Kamen Rider. Scusami, allora, io che Shin Kamen Rider mi fa schifo, invece QT Oni capolavoro, quindi abbi pietà, cioè, nel senso. Allora, guarda qua c'è Scarlet Claw, meravigliosa, anche lei mi piace molto. Black Claw, anche questo qua, canterino, questo meraviglioso riferimento. Oh, bene. Qual è il tuo Panther Claw preferito? Sentiamo. Fra questi quattro. Forse andrei di combattimento, il combattimento che mi piace di più è quello con Cobalt Claw, perché c'è Oni che impazzisce. Però anche l'ultimo, insomma, non scherza per il combattimento. Invece quello di Panther Claw è bello con gli scagnozzi più che contro di lei. Sì. Il tuo? Il mio? Non lo so, tutti quanti mi piacciono. In particolare non saprei dire, semplicemente mi diverte tantissimo lo scontro con Gold Claw, semplicemente. Però come personaggi, i personaggi poi in sé non mi piace il fatto che siano vari, che siano arcobaleno. Esatto. Anche perché quando arriveranno alla fine del libro vedremo che ci sono le altre idee scarte di Masayuki per altri personaggi, fra cui Sister Claw, per esempio, che era vestita come si chiama la rossa di Nadia, non mi ricordo, quella con i capelli rossi di cosa? Oddio, aiuto, qualcuno c'è. Oddio, come si chiama? Qualcuno la capa del tribunale, la signora Dorombo. Grandis, grazie Filippo, Grandis, esatto. Che è vestito come Grandis. Guarda, all'unisono questi due. Sì. Ci saranno. Ma andiamo avanti. Ecco qua, qua c'è la trama, finalmente. C'è Erika Satou in mutande. C'è Erika Satou che anche lei fa il gesto così. Fantastico. Amo tutto. È fantastico, amo tutto di questo film. Fotine. La trama, bla bla bla, sì, col potere dell'amore, solite sciocchezze, bla bla bla, alla fine tutti contenti, tutti felici e contenti che se ne vanno sotto la Tokyo Tower, appunto, che ritorna dalla dimensione. Aggiungo un elemento di follia alla mia psiche. Normalmente quando prendo questi volumi e ci sono queste cose, sono sempre tipo che palle, sono pagine buttate per cose che, cioè nel senso, ormai il film l'abbiamo visto, ce l'abbiamo, quindi. Però adesso mi si aggiunge quel passo in più per cui dico, ah, però nel contesto ai tempi non c'avevano il DVD, quindi c'avevano questo, si potevano riguardare il film con le immagini, cioè io ho rivalutato anche gli anime comic, ormai il mio livello di contestualizzazione degli oggetti artistici è tipo, non lo so, tra un po' quando riuscirò a contestualizzare anche rituali satanici che si facevano 3000 anni fa, dirò, ma si divertivano. Al tempo aveva un senso, sì. Esatto. Assolutamente sì, se una cosa è stata fatta, evidentemente in qualche senso ce l'aveva. Ma andiamo avanti, perché finalmente siamo arrivati al punto clou della questione, ovvero la nostra amica Erika Satou. Chi è Erika Satou? Matteo, vai con la tua... Mia ipotesi. Con la... No, in realtà non so nulla, però ho letto che il film ha avuto... doveva iniziare le riprese molto prima e ci hanno messo tantissimo a iniziare perché non trovavano l'attrice. Per QT Oni. Ho letto questa cosa qui. Poi hanno trovato lei. E come l'hanno trovata, secondo te? Ma dove l'hanno trovata? Nelle agenzie di modelli oppure altrove? Stava su Facebook. Non era su Facebook, era nella sezione ristretta di un video noleggio, molto probabilmente hanno la trovata. Allora, qua dice... nonostante sia stata molto dura, però durante le riprese di Honey, quando mi chiamavano Honey, io ero tutta contenta. Lei dice così, dice, quindi era molto contenta. Chi è questa Erika Satou? Allora, io, dato che ho un grande amore per lei, mi sono comprato questo fantastico libro fotografico su Erika Satou, appunto, nei panni di Honey. È un libro molto carino, non serve assolutamente a niente, è letteralmente spreco di carta, la foresta amazzonica si vendicherà per questo, sì, assolutamente. C'è lei appunto, come dire, abbinata alle illustrazioni di Honey di Gonagai, color rosa schiaparelli.
pensavo fossero design... No, sono illustrazioni originali tratte dal fumetto, ingrandite come non mai. Vedi? Sono loro. Sono. Se riesco a metterti vediamo grande. Se riesco anche io a inquadrare. A inquadrare giusto, sì, sono le illustrazioni originali del fumetto. C'è lei che fa le pose. Lei che fa cose. Furiosa. Lei che fa cose. Con le illustrazioni nel frattempo di Go Nagai. E quando finiscono poi questa prima serie di illustrazioni, ci sono lei anche con i vari outfit del film, con i vari costumini, foto strambe, probabilmente scattate così, ma non è importante. E poi c'è lei anche che esce dalla Honey Flash. E poi c'è lei anche che esce, e dov'è che, di tutti i posti dove poteva andare, dove vai? In una scuola. Ecco qua, gioca con gli altri bambini sull'altalena, tutta contenta. E a un certo punto incontra il seguente amico. Ma è Slash dei Guns N' Roses. Invece no, guarda un po', è un uomo barbetta. Chi sarà questo uomo barbetta? C'è lei che sta facendo qua, ogni tanto c'è lei che va sulle giostre dei bambini. Dicono Matteo Caronna, Miyazaki. No, anche qua, vedi? Non è Miyazaki, c'è lei che fa, cioè Honey maestra della scuola elementare, e fra i vari bambini c'è anche un ripetente, eccolo qua, sempre barbetta. In penitenza, sempre il signor barbetta. Tutti li vedono, anche qua la bambina qua è sconvolta nel vedere il signor barbetta qua. Vedi? Gli altri bambini sono turbati, giustamente sono turbati. C'è lei che fa la brava maestrina. Brava bambina, brava. Poi c'è lei con i vari outfit del film, sempre bla bla bla, eh? Sempre qua arriva l'uomo barbetta. Si è trasformato in una cosa BDSM. Sì, poi prima diventa sempre più erotica la cosa, adesso sta a letto. Poi si è messo un costumino che ahimè non usa nel film questo, ma c'è sempre l'uomo barbetta dietro che la spia. E poi alla fine ci sono tutte quante le interviste, i materiali di produzione del film, bla bla bla. E va bene questo, ok. Le varie interviste. Le interviste ci sono fatte, fra tutti i possibili intervistati, chi intervista, intervistano Anno e va bene il regista, e poi intervistano il responsabile di trucco e parrucco e il direttore artistico, che sono evidentemente i soggetti più importanti nel film. Poi c'è sempre lei che fa la cavallina, a gambe spalancate. Anche qua c'è il signor Barbetta qui dietro, come potete vedere. Intanto si è aggiunto a noi. Chi si è aggiunto a noi? Il leggendario. Matteo Marone. Marone, non ho parole. Allora, oggi sono in sciopero della luce, ve lo dico. Perché ti hanno arrivato la bolletta. No, perché quando c'è da parlare di uomini brutti, pelosi, grassi e vecchi, mi chiamate. E quando invece c'è da parlare di ragazze belle, giovani e seminude, ma voi andate in live alle 3. E quindi è una congiura contro le distopie. Sì, esatto. Vedo. Ah. Con queste sazze che me deformi, fate dei bambini, probabilmente, sì, qua nell'aula di ginnastica, di musica, non so, di questa scuola dove sono andati a girare illegalmente questo servizio fotografico. Legalmente. C'è lei che piange per nessun motivo. Giuseppe dice, è lo stesso personaggio che appare in Shin Godzilla, Shin Ultraman e Shin Kamen Rider, ma non ho capito, Giuseppe, a chi ti riferisci. All'uomo con la barbetta? Non penso. Cioè lui appare, ma appare in altri modi. C'è anche Totoro. Allora, questa Erika Satou, dovete sapere che era una ex gravure idol, ovvero era una idol spinta, mettiamola così, insomma. Non spinta al punto di fare roba pornografica, insomma, ma comunque era un idol, sapete, di quelle che si mettono o in bikini o senza bikini, ma con le mani qua davanti, roba del genere. Quindi sono vari livelli, sapete, di idol, appunto. Ci sono quelle più o meno... ci sono anche le gravure, o come si pronunciano, ma è saputo, appunto, che sono quelle, appunto, che sono più in déshabillé, mettiamola così, appunto. E Anno, dovete sapere che è un grande, grandissimo fan
di idol seminude o anche nude direttamente, tant'è vero che lui è, in particolare è un grande fan del cinema pornografico. Io ho un suo libro di cui non mi ricordo, una sua raccolta di interviste in cui lui dice che è un grandissimo fan del cinema per adulti, e io penso che Anno sia una delle pochissime persone al mondo che vede i film porno per la trama e skippa direttamente le parti invece interessanti, perché lui fa vedere, lui racconta in questo libro che non mi ricordo che, aspetta, Hanno Hideaki no Butai, una roba del genere, no, Futashi Butai, non mi ricordo, Fushimi Butai, una roba del genere, e c'è lui che racconta che faceva vedere ai suoi colleghi in Gainax, ai tempi di Evangelion, questi film di questa attrice porno che si chiamava Yumika Hayashi, e faceva vedere a tutti questi film, e lui era incredibilmente preso e concentrato per la povera storia della protagonista del film, e faceva vedere agli altri, a Shinji Gucci, a Tsurumaki, tutti gli altri, ma guarda questa poverina che deve subire tutte queste cose, com'è possibile, poverina, poverina, e gli altri stavano lì, non capivano, e lui invece era colpito, oh, questa poverina, piangeva, che brutta vita, che brutta vita, deve essere posseduta da tutti questi uomini, poverina, no, poverina. Esatto, così, tant'è vero, e non è una sciocchezza, lui lo pensa davvero, tant'è vero che poi ha realizzato questo film, Kantoku Shikoku, che è un film che io mi ha sconvolto quando l'ho visto, che è un documentario sul regista che ha diretto Yumika Igarashi, sia in film erotici sia in film non erotici, e poiché questa Yumika Igarashi poi Yumika Hayashi è morta, non vi racconto come e perché questo è importante per la visione del film, il regista che poi l'ha diretta in numerosi film, che è stato anche il suo amante per un certo periodo, dopo è caduto in uno strato di neanche depressione, perché Kantoku Shikoku vuol dire appunto il crollo, cioè Ningen Shikaku è un famoso romanzo di Osamu Nezai, no? Lo squalificato, quindi Kantoku Shikoku vuol dire che non è crollato della sua posizione umana e lavorativa dopo la morte di questa Yumika Hayashi, appunto, e Hideaki Anno ha prodotto come produttore esecutivo questo film, in cui utilizzano degli spezzoni di un famoso viaggio che questo regista e la sua attrice... Ho scritto giusto il titolo nella chat, scusami. Kantoku Shikoku, con due K. Con una K in più, ma sì, comunque è quella, appunto. Ed è un film veramente sconvolgente, non so se si trova su Torrent da qualche parte o sottotitolato, quello che è. No. Io l'ho trovato con una certa difficoltà anche qua in Giappone. E se sì, lo trovate... Scusate, se lo trovate senza sottotitoli, secondo me non vale la pena di vederlo, perché non è un film erotico assolutamente, ma va assolutamente capito quello che sta succedendo, perché è molto molto importante, appunto, perché è il documentario sul documentario che questo regista, che si chiama, me lo sono segnato qua, Katsuyuki Hirano, Katsuyuki Hirano, appunto, ha girato quando sono andati nell'isola più a nord del Giappone, su nell'Hokkaido, c'è cioè un'isoletta sperduta in mezzo al mare del Giappone, appunto, super a nord, e loro, mentre andavano a questa isoletta, appunto, hanno girato tantissimo materiale, il regista poi l'ha raccolto in due film, uno col materiale porno e l'altro col materiale invece non pornografico, e quello col materiale non pornografico è un film estremamente drammatico, perché loro sviluppano una forte tensione di coppia durante questo viaggio, vero, è un documentario reale appunto, e poi dopo, appunto, dopo la morte anche di questa poveretta, lui subisce un grave tracollo psicologico, emotivo, morale, eccetera eccetera, insomma, e poi dopo hanno aiutato economicamente, personalmente, moralmente questo regista, eccetera. Tutto questo per dire che, perché Hideaki Anno è un grandissimo fan del cinema pornografico, ma dal punto di vista dei valori cinematografici, artistici, recitativi, mi rendo conto che è un paradosso questa cosa, appunto, ma lui è incredibilmente attratto dal valore formale della cinematografia pornografica, ed è un grande fan anche delle attrici porno, eccetera eccetera, e nonostante Erika Sato non sia un'attrice pornografica, però gravita sempre nell'ambito delle riviste osé, non proprio pornografica, ma comunque come fosse Playboy, per intenderci, e l'ha trovata appunto come una di queste attricette, insomma, perché lei prima di Cutie Honey comunque aveva fatto soltanto un ruolo piccolissimo in un altro film, e dopo Cutie Honey comunque ha fatto sempre comparsa, insomma, e nessun altro ruolo da protagonista, insomma. Quindi Cutie Honey è il suo unico film da protagonista. Per il resto lei ha fatto, adesso non so se fa ancora la Graveyard Idol, insomma, però viene comunque da quel mondo lì, dal mondo comunque a luci rosse, insomma,
e di Akiano le ha dato una elevazione, insomma, artistica o morale o personale, chiamatelo come volete, insomma. Tra l'altro, di servizi di Grevio Radol ce ne sono tantissimi sulle riviste di manga seinen. Sì, assolutamente. Anche alcuni shonen. In cui in copertina c'è la ragazzetta con il bikini, con il seno premuto così. Quello è un tipo di esempio, per esempio, di Grevio Radol, assolutamente. Questo, vedo che la live pomeridiana, che già alle 4 del pomeriggio si parla di donne nude, a mezzanotte esatto. Cosa facciamo? Sapessi, vediamo il film di Yumika Hayashi commentando i valori formali. Come se vedendo la corazza dopo Potemkin, ovviamente, certo. Vedremo l'occhio della madre. L'occhio della madre, cioè, sì. Esatto. Un saluto al povero Rubio che ci sta seguendo dal Brasile, sta imparando l'italiano in questo modo, quindi... Scusa Rubio, perdona, ci stiamo parlando di cose molto brutte. E, se non sbaglio, il manga prequel di Shin Kamen era realizzato su Weekly Young Jump, e se non sbaglio in un numero di Weekly Young Jump durante la serializzazione c'è stato un servizio graveyard di un'attrice di Shin Kamen Rider. Non vorrei sbagliarmi. Cioè, sono sicuro che c'era stato un servizio graveyard, però non mi ricordo se era di un'attrice. Di e chi? Se non sbaglio, che credo dell'attrice di Asuka. Lape, sì, scusami. E quella anche è un'attrice, ex attrice, una graveyard idol, anche lei? Sinceramente non lo so. Mi è venuto adesso chi? Questo... Chi era attrice? Chi era quella attrice? Che fa Lape in Shin Kamen Rider. Sì. Se non sbaglio, lei ha fatto questo servizio graveyard. Adesso vediamo se lo trovo su Twitter. Vabbè, magari adesso mentre voi parlate lo tiro fuori. In una live in cui si parla di porno, Tu lo tiri fuori, noi intanto facciamo vedere qua i costumini di Erika Sato. Vedete, qua c'è tutto il design. Ma quello è sull'altro libro? Ah, no, è sempre qua, sono tornato qui. L'altro libro è finito, c'erano soltanto le foto di lei che va inopinatamente in una scuola elementare con l'uomo barbetta. Qua ci sono i suoi costumini. Filippo, dacci la tua opinione sul film, tu sei entrato più tardi. Dacci la tua opinione sul film, esatto. L'opinione è che è bellissimo, e mi piace molto, cioè io l'avevo scritto anche in chat che... Aspetta, che devo andare a recuperarla, avevo scritto una vaccata, tanto per cambiare, perché Mario faceva tutto un discorso pieno di senso da un punto di vista culturale, cinematografico, e si parlava del ruolo di Hideaki Anno, che è l'intellettuale, dicevo, il contributo intellettuale e filosofico che questo film apporta è culi che si schiantano sul parabrezza. Quello è il più grande apporto. E a proposito, dopo ci sarà un servizio specifico su quella precisa scena, che è la scena più bella della storia del cinema, secondo me, ma ok. Fa molto ridere, quello è spassosissimo. Proprio sul gruppo Telegram qualche giorno fa girava, forse quello speciale lì, è quello dove ci sono le varie prove di lei che cade col sedere sul parabrezza. Poi c'è il maestro Gonagai che fa... si scatena nella migliore sua interpretazione. Tra l'altro non è neanche è una bellissima donna, però... completamente priva di... Eccola qua, questo è il mio costumino preferito, il costumino qua, fatto con la busta dell'immondizia. Non è formosa, dice, come le altre gravi. Davanti sì, dietro non c'è un bel sedere, insomma, però è una bella donna, naturalmente, non è che sia... Certo, non mettono me su quella rivista. Per carità, assolutamente. Cioè, chi gli dice niente, nel senso, in compenso, nella pagina dopo, però, c'è lei, la nostra... La tua musa, musa. Le dedichi le canzoni la notte. Le dedico le canzoni, sì. Prendi la chitarra e suoni. Allora, leggiamo l'intervista. Ah, mentre Matteo fa le sue cose, io intanto qua leggo l'intervista a Mika Kuichikawa. Vai Matteo, scusa. La mettiamo. No, vai, tu leggi intanto che io preparo qui, che intanto ancora in alto mare. Allora, qua dice, gli fai delle domande, mentre qua... fa le stesse domande che hanno fatto tutti e tre, lo farà anche dopo a quello che fa Ryo, come si chiama quell'altro, anche mentre qua lei, Erika Sato, risponde per pagine, un film in piene, però le parla come non mai, è chitty chat, e invece Mika Kuchikawa invece risponde con due righe telegrafica, come potete vedere qua, che sono 11 domande nel giro di due pagine, c'è pure spazio vuoto, ci avanza.
Allora, qua dice, bene, quando ho visto l'opera finita che cosa pensavo? Ah, avevo letto avevo letto la sceneggiatura, ho partecipato alle riprese, sì, evidentemente sì, e nonostante ciò però quando l'ho visto su schermo non immaginavo che sarebbe stato così interessante. Bene, quando ti hanno contattata per il film che hai pensato, davvero io devo fare Tutioni? Lei pensa che sarebbe stata la protagonista e invece no. No, è andata Hai mai visto male. Tutioni? No. No. Conosci Tutioni? No. No. Benissimo. Cosa ne pensi del tuo personaggio? Vabbè, cosa ne pensi di Anno? La domanda cosa ne pensi di Anno dice che ha gli occhi appuntiti, che è un modo di dire giapponese che vuol dire che è, come dire, percepisce, nel senso, cioè I soldi una persona percepisce soldi. brillante. Ah, Eh? ok. Se fai Non così sembra che percepisce percepisce, soldi. forse percepisce anche soldi, devo dire che ha, come dire, come si dice, occhi appuntiti in italiano? Boh, qualcuno mi aiuti per favore, io non parlo più Sguardo italiano. intenso, non lo so. No, nel Non... senso che ha capacità di scrutare, che ha capacità di capire le cose in Ah, e profondità, hanno che nel ha gli occhi senso. Gli occhi appuntiti. vispi, Hanno cos'è? ha lo Lo sguardo sguardo attento, acuto. mettiamola così, insomma, lo sguardo acuto, bravo, appuntito, no, appuntito, Grazie, acuto, lo sguardo acuto. Hai visto quanto grazie. sei bravo, Matteo? Ecco, quanto sei Bravissimo. bravo, Filippo, bravo, bravo. Allora, poi quando c'era la scena dell'elicottero, era la prima volta che lei si era in elicottero, erano tutti disperati, oh mio Dio, ma come facevano soltanto lei e Anno San, e invece ridevano come dei matti con questa scena dell'elicottero per nessun motivo. Ok, molto bene. La Allora, cosa storia vuol dei dire due agli... Questi psicopatici che ridono quando scende l'elicottero, tutti gli altri stanno lì, oh mio Dio, ecco c'ha... disperati e disperati, chissà per quale motivo disperati, ma loro loro ridono, chissà ok. perché loro ridono, vabbè, dai, la follia Poveri scemi. chissà Comunque, che rumori allora giravano sul set, allora grazie. cosa vuoi dire agli spettatori del film? Cutione è un film divertente, ma non è soltanto divertente, mi raccomando, guardatelo. Bene, un grande commento. E infine, eccoci qua, la prossima pagina, presto Matteo gira perché il mondo deve sapere. Vai. Eccola, Eccolo qua, ecco il qua dietro le momento quinte. Esatto, toccante. il momento toccante. Toccante, croccante, Mario Spark. La faccia incredibile di Nagai, veramente. Nagai potrebbe sostituire Alvaro Vitali per fare Pierino, cioè perché queste cose qua sono bellissime. Allora, scusate, no, allora, Scena mentre voi... recitata benissimo da lui. È bellissimo, ma mi fa Maestro. spessissimo ridere questa scena, 5 Oh, ma secondi, è una infatti fa gag. ridere. Quando è che l'ho detto in una precedente live? Che è una gag completamente decontestualizzata, che non ha nessun senso, poteva esserci come non esserci, cioè non cambiava niente nelle come del film. No, invece è importantissimo. È Il film più meraviglioso. importante, la scena più È importante proprio del una cosa film. pura, è una cosa pura. È proprio una cosa pura, pulita, non so come dire. C'è cioè, lei che casca col sedere di fronte a Go Nagai, ma è una cosa così, non lo so, infantile, non so come dire diversamente, nel senso, non c'è nessuna malizia, non so come dire, nel senso, oh, fa così, è divertente, non lo so, mi fa tanto ridere, non so. Forse fa ridere soltanto me, non lo so, No, anche fa Go ridere Nagai. tutto, ti No, fa ridere è... tantissimo Vabbè. quella scena. Cioè, è Ho spassato. trovato quel che dicevo. Vai, vai, mi Bravo. ride. Eccoci. Ecco qua. L'anna Serenscino, comunque, era confermo. Che Qua apparsa c'è più una volte su cosplayer Ghibli. di Videogirl È sempre lei. È Live. È sempre lei. l'attrice della Vespa, la donna Vespa in Shin Kamen Ah, Rider. ecco, hai capito. Sì, Bellissima e è lei. bravissima. Ecco. Sì. Scendi sotto, aspetta Comunque, che c'era lei in cosplay di Ai di Videogirl Live, cioè. Un po' più sotto, stop. qua, Eccola eccola. qua, sì, eccola qua. Ecco, è lei. Fantastico. Hai capito? Guarda, c'ha pure i capelli con ricciolini. È vero, Cosa avevi l'acconciatura. detto? C'è cioè, i capelli con il È ricciolino vero, come hai? Di... l'acconciatura, l'acconciatura, Acconciatura. perfetto. Okay. Oh, it's true. Mica. Come si suol dire su internet, it's funny because it's true. Esatto, molto bene. Lo ha Aspetta che tirato stavo... fuori, santo cielo. Hai Ok. tirato fuori... Stavo cercando il video in questione, eccolo qua. Che Eccolo video qua. mi ha trovato, È quello del sedere. mo? Ah, quello... ah, hai trovato la gag adesso? Ti prego, L'aveva guardiamola così. messa Gianluca sulla chat di Distopia, adesso la salvo e la mando... Ok. Anzi, sai, facciamo lavorare Matteo. Gliela inoltro a Matteo, così... Così... Poi, Scusa, perché così ho è appena più letto facile 100 condividerla. Rider Kick prima di Oddio. andare a dormire. Che hai Sì, è perché scritto? sono Filippo P, visto che sapevo che la chat, cioè che la live stava prendendo un certo tipo di cosa. Sono 100 Allora, Rider Kick. l'avevamo capito, sì. Io Sì, sto avendo un piccolo problema tecnico.
Girerò la webcam perché mi si è spento lo schermo, credo si sia staccato un cavo, quindi intanto voi parlate, io sto qui a smanettare un attimo. Vabbè, allora metti qua grande così nel frattempo possiamo vedere Erika Satou in mutande. Finalmente arriva il momento più importante della live. Questo? Mettici in primo, eccola, perfetto. Nel frattempo devo smontare qualcosa, Matteo. Sì, okay. Sente rumore meccanico. Rumore. È diventato tezzo improvvisamente. Per la prossima sezione dobbiamo aspettare Matteo, perché la prossima sezione è quella fondamentale di questa live. Dopo un'ora e 8 minuti finalmente siamo arrivati al nocciolo, ovvero gli effetti speciali per la realizzazione del film, che sono molto complessi e molto, molto interessanti, a parte qualsiasi scherzo. Insomma, quindi sono veramente una cosa impressionante. Mi piace tantissimo Rubio. Questo film proprio perché... è molto interessante. Rubio Matteo è andato a sistemare il computer, non ti preoccupare. Eccomi, vivo, sta bene. Questa è la bella della, cioè, il bello della diretta. Cioè, della diretta. Tutto un tratto tutto nero, ho detto che facciamo. Allora, quindi facciamo così, mostriamo la gag di Gonagai e poi passiamo alle cose serie. Cioè passiamo alle cose meno serie. Meno serie. Allora, dov'è qui sul computer? No. Daidal probabilmente niente, c'è non lo trovo. Kantoku su Letterboxd sono comparse due recensioni inglesi l'8 aprile 2023. Se è possibile, perché ripeto, non è un film particolarmente comune. No, ricordo che famoso. Lo cercai, non trovai niente. Ma tu l'hai recensito Mario su Letterboxd? No, ma dovete sapere che io ho un file in bozza da qualche parte web, appunto, in cui ci sono tipo, in cui ci sono, non so, 50.000 caratteri soltanto su questo film, insomma, perché è veramente perfetto. Meraviglioso. Presto, la gag. Ah, ma è il making of della gag? Sì. Quante volte l'ha fatta sta roba? Tante, fino a questo punto, fino a quando ha inclinato il vetro. Cioè, ha spezzato lei questo sedere? Non era tipo... Sì. Non si è lasciata una cadere di peso. Ma io... Eccola che sta facendo la gag di Osomatsu Kun, avete visto? Sì. Bellissimo. Ecco, hai visto? Adesso c'è il... Eccolo qua. Ecco. Oh, hai visto qua. Non è meglio di Alvaro Vitali? Cioè, non fa troppo ridere? È un comico nato. È adorabile. Oh. sì, lo ha spaccato. Allora, Samuele l'ha spaccato davvero, perché ti assicuro, se ti lasci cadere a peso morto, sì. Parabrezza si no, inclina. Ma io penso che ne so, il tecnico di effetti speciali aveva fatto con un pin 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 finché non aveva rotto il vetro ad arte, l'ha spezzato veramente. Io non sì, ho parole. Sì, con la culata. Guarda, è bravissimo. Allora, tutti dicono Goldrake, che poi non c'entra un cazzo con Goldrake, ma va bene. Nagai, dire le parolacce c'è una persona che sta in italiano qua. Come attore comico. Non ho parole. Ok, bene. Dicevi Filippo, tutti dicono Goldrake. Ma aggiunto la tua ora adesso. Ma deve passare alla storia come attore comico, Nagai. Cioè, una verve comica. Una sagoma. Eccoci qui. Eccoci qua. Gli effetti speciali di Shin Kyutioni. Okay. Ta-ta-ta. Allora, per chi non l'avesse ancora capito, nel senso l'abbiamo detto più volte in altre io la parte, live. La parte sul porno l'ho finita, quindi adesso Matteo è... Vai. Per chi fine non l'avesse porno. Ancora capito, insomma, Kyutioni mescola animazione e live action in una maniera abbastanza particolare. Io non so se sia stato mai fatto prima di questo momento, secondo me no, perché anche il fatto che così programmaticamente fotografando l'attrice fotografando esatto. Il programma non penso proprio. Non credo proprio. E fondamentalmente è quello che Anno e compagnia sono riusciti a fare in Kyutioni è quello di realizzare un'animazione in limited animation, quindi il modo con cui fanno gli anime letteralmente in Giappone con il numero di frame, insomma la scelta del modo con cui arrangiare i vari frame con il live action. E come l'hanno fatto? Semplicemente hanno preso degli animatori, gli hanno fatto semplicemente gli hanno fatto disegnare le key animation delle scene, dopodiché hanno preso la povera Erika Satou e l'hanno messa l'hanno fotografata nelle varie pose. L'hanno fotografata nelle varie pose in cui appare nel keyframe, usando vari stratagemmi. Oltre al green screen ho visto che loro usano più foto che me che sovrappongono, perché per esempio quando lei si contorce in una maniera che è assolutamente impossibile, semplicemente fanno una foto in cui parte della posa è raggiunta e poi
il resto la fanno in una seconda foto e poi le sovrappongono. Fa il movimento come quindi... i gatti quando cadono, no? Che la parte anteriore ruota in senso orario e la parte posteriore in senso antiorario, e poi cade in piedi il gatto. Ma lei tra l'altro è bravissima, ci riesce. Si contorcersi. E dietro le quinte del libro mostrano come sono state realizzate le varie scene. La maggior parte delle animazioni sono state realizzate da Hiroyuki Maishi e Tadashi Ramatsu. Maishi ha anche diretto la opening del film, che poi è diventata anche la opening dell'OAV, diretto, animato, insomma. Ho letto che tra l'altro tra gli animatori dell'opening c'è anche Anno. Io credevo... Cioè, oggi ho visto gli OV di Kyutioni e nel terzo c'è quella mega esplosione che sembra palesemente disegnata da Anno, adesso non sono sicuro se abbia toccato veramente quella, però non mi aspettavo avesse messo mano anche all'opening. L'ho letto stamattina su Atwiki, che è una wiki in cui si raccolgono varie informazioni sul mondo Sakuga. Vabbè, comunque c'è anche tutto un lavoro di CGI. Tra l'altro leggevo che che Anno si rimprovera di non aver adattato il film al budget, a livello la sceneggiatura al budget, perché lui a quanto pare il film ha finito il budget abbastanza prima di arrivare al traguardo, come Evangelion, quindi... d'altronde. E quindi ci sono state delle cose che hanno dovuto per forza scartare o comunque hanno dovuto fare in altro modo. E niente, leggevo questa intervista in cui lui si rimproverava di non essere stato in grado di riscrivere la sceneggiatura in base a come la questione del budget stava evolvendo. Ma d'altronde... non lo dicesse, il film com'è perfetto, meraviglioso, quindi se lui non lo diceva noi non avremmo mai saputo, avremmo detto che il film è perfetto, meraviglioso, così fatto in 7 mesi. Sì, però un pochino, secondo me un pochino si nota dal fatto che l'ultima parte del film ha cose meno spettacolari rispetto alla prima. A me piace tutto, quindi no. Però, sono di parte, non posso parlare. Sto per fare un gioco di parole molto brutto. Sentiamo. Però partendo dal discorso delle 7 trasformazioni, il tenore del film e lei che cade di sedere e poi 7 chili in 7 giorni, il famoso film, 7 culi in 7 mesi, direi che questa è la chiosa perfetta. Mario è sconvolto. Mario sta pensando 7 mesi, tempo di produzione di Castello di Cagliostro, esatto. Si ricollega tutto. Esatto. Tutto riporta in produzione di Il ragazzo e l'airone. Il ragazzo di campagna anche. Vabbè, qua c'è di nuovo l'intervista, c'è un'altra intervista di quelle super flash. Qua la domanda numero 5, che cosa pensi di Hideaki Anno? E lui risponde che è Umu Hito. Umu vuol dire che fa nascere, quindi creatore. Quindi lui ritiene che Anno sia un demiurgo. Umu vuol dire far nascere il bambino, vuol dire appunto. Quindi Umu Hito sarebbe ostetrica. La mamma, la gestante, sì. Non l'ostetrica, non quello che fa nascere, che aiuta a far nascere. È tipo Socrate. Quindi cosa pensi di Hideaki Anno, che è una gestante, che fa nascere qualcosa. Dalla vita, sì, ok. Aspetta un attimo perché... Vai, scusate. Ok. Vabbè, qui c'è la carrellata classica che si mette sempre in questi MOOC in cui si mostrano le cose vecchie del franchise. È un MOOC questo, quindi ricordiamo questo che MOOC non vuol dire magazine book, ma manual book, come ci stanno dicendo da qualche giorno, vero? C'è anche Ivan che può confermare. Mario è totalmente confuso, in realtà sì, Mario Book. Così confuso a colpirsi da solo. No, Mario, okay, ma non puoi capire. È disponibile su vari servizi di streaming in Giappone, quindi da qualche parte sei di sicuro. Io non lo vedo da nessuna parte, io c'ho Hulu, cioè c'ho Prime, non pagato da me, pagato dal mio suocero, io se non avrei mai avuto. C'ho D, che sarebbe il streaming della Docomo, c'ho Netflix, cioè il giapponese, ma non c'è da nessuna parte. Forse su Google Play? E spesso hanno no, ma se lo trovate strane. Per carità, assolutamente, però vi consiglio veramente di vederlo in una lingua che comprendete perché è importante capire quello che sta succedendo, semplicemente tutto qua. Se lo trovate, buon per voi, per carità, nel senso, l'ho trovato e vivo e contento. Legalmente. Okay, danno, poi ci terrà informati. Vabbè, comunque, anime di Kyutioni, manga originale di Kyutioni. Shin Kyutioni, Kyutioni Flash. Questo è quello lì che stavo fatto ai tempi di Sailor Moon. Quello era Kyutioni Flash, quello che stavo fatto
durante Sailor Moon, questo vero? Che per, che poco prima o durante, cos'era? Sì, che era quello che è stato fatto per il target dei ragazzi, per il target shoujo, appunto. E poi c'è questo qua, Kitioni e Gogo, che dicevamo oggi. Il manga. Io non lo conoscevo, dopo mi sono andato a leggermi qua, appunto, sì, fa parte del progetto di revival di così di Cutioni, ma comunque è scollegato rispetto al film quanto a trama, comunque. È il solito comunque, media mix con tante cose vedenti. Dicevo anche che, insomma, il film è un po' più conservatore nelle relazioni interpersonali dei personaggi, perché, insomma, fa la classica accoppiata uomo-donna. Invece gli OV e questo manga puntano tantissimo di più sull'elemento Yuri, che secondo me ci sta un po' di più con Cutioni. Però alla fine comunque non è un elemento centrale nel film, quindi che uno ci pensa. Peccato. Scusate, arrivo subito, vado solo ad aprire perché adesso il calore è insopportabile, tra poco mi accendo. Infatti, come non capito perché sta dentro la sauna, ma comunque Flash venne realizzato dopo la fine di Sailor Moon dello stesso staff, sì, infatti ricordavo una roba del genere. Ricordavo che era stato realizzato durante barra dopo Sailor Moon, una roba del genere. Che era collegato a Sailor Moon, mi ricordavo, ma com'era, come non era. Vabbè, qua c'è il manga degli anni 90 di Gonagai, di Kitioni e poi altri, immagino altri tie-in. Ed eccolo. Eccolo il nostro amico. Sembra raggiante. Un po' un moro. Lo so, con questa catenella, veramente forte. Lui, ho visto, è stato il mese scorso, una foto sua recentissima. È un altro che non invecchierà mai, non morirà mai, penso che ci seppellirà tutti quanti. A forza di far soldi con la Dynamic Pro. Sì, infatti. Ed eccolo qua, il making of animation. Questa è la scena del Kyoji no Hoshi, cioè quando appunto Scarlet Claw spara la stella gigante, il pianeta gigante, insomma, perché Hoshi è sia pianeta, qualsiasi corpo celeste è Hoshi, e anche del pianeta Terra è Hoshi, per intenderci. Esatto, come diceva prima Matteo, appunto, sopra c'è l'animazione frame per frame in cui si è deciso come si sarebbe dovuta posizionare la nostra povera Erika usata come manichino umano, e poi sotto c'è la Erika appunto messa come volevano loro, e poi c'è la post produzione sotto, che è quella lì rossa, per intenderci. Qui ecco, si vedono bene le foto super mega angolate per farle fare la post che doveva avere. Ce n'era una in cui si vedeva bene, in alto a destra si vede che con il green screen c'erano degli assistenti che la stavano tenendo con la gamba in su, perché altrimenti non poteva stare ferma troppo tempo in posa. Eccola lì, esatto, ci sono gli assistenti che la tengono con le gambe, con le braccia come deve stare, perché sennò non ce la fa pure a stare 10 secondi ferma per farsi la foto con le pose folli. E qua si vede anche la sovrapposizione, perché c'è lei qui seduta che fa la posa, insomma. E poi però per aggiungere il suo volto qua l'hanno fotografata una seconda volta in un'altra posizione. Certo. Ma magari si riesce a trovare poi... Tu hai qualche sequenza della animation? Magari mentre mostro io cerco qualcosa... Se cercate su YouTube il trailer, sul trailer c'è la sequenza dei missili. Almeno la sequenza dei missili c'è sicuramente. E c'è anche una scena in cui combatte con Gold Claw, se non sbaglio, su YouTube, perché qualche mese fa la stavo riguardando. Sì, ci sono i primi 12 minuti del film su YouTube. Ah sì? Sì. Legali? No, niente di legale, niente di questo che stiamo facendo in questo live è legale. Anche perché il film del 2004 non avrebbero assolutamente motivo di pubblicizzarlo. È vero, Warrior of Love, Cutie Honey Sun. Oh mio Dio, presto, vediamolo subito. Adesso vi saluto e vado a vedere i primi 12 minuti e 44 secondi del film. Questa credo che sia l'intervista agli animatori. Ci confermi. Sì, questi sono. Masayuki è il primo, quei tre diagrammi sono Masayuki. L'altro è Kamitani Makoto, forse, non lo so. Allora non sono gli animatori. Che sono, dicono, ancora più interessante della realtà. Volevamo fare qualcosa di ancora più interessante del reale. Ok, no, perché Masayuki non è, se non sbaglio, non è un animatore, fa gli storyboard. Masayuki è anche animatore, se non sbaglio. Sì. Dovrebbe aver lavorato, sicuramente questo Ivan lo sa meglio di noi, però dovrebbe aver lavorato a Death Rebirth come animatore. Sì, Masayuki, adesso vi dico, non solo come animatore. È anche animatore, se non animatore, sbaglio. Ok, io ero convinto fosse solo storyboarder e montatore. Allora, qua sotto, se ci fai caso, ci sono i due profili di questi due signori. Questo è palesemente Masayuki, perché è sempre anonimo. Ah, quella a destra si è Masayuki, esatto, che dice che ha cominciato con Sasugana
Ah, con, come si chiama? Sasuke, chi è? Il ninja, chi è? La scimmietta, chi era quello lì? E poi dopo ha lavorato Evangelion 95-96, a Death e Rebirth e al film di Evangelion. È un Tra Sakuga l'altro lui è Kantoku e lui lavora come Sakuga Kantoku. okay, direttore delle animazioni. Sì. Ok, quindi lui ha corretto le animazioni. E invece questo signore qua a sinistra è il signor Makoto Kayama, nato nel 65 a Tokyo, che ha lavorato insieme con il signor Shinji Gucci come direttore Tokusatsu, quindi direttore degli effetti speciali. Ok. Quindi a livello tradizionale, appunto, il signor. Com'è? Il signor Kamiya è il co-regista di Shin Kyuhyun, perché come sappiamo appunto i direttori degli effetti speciali sono per tradizione accreditati come co-registi dei film Tokusatsu. Ma quindi forse le animazioni di questi qui per il film non sono di Maishi e Hiramatsu? Secondo me questa roba qua, questi qua Questi sono di Masayuki. potrebbero essere Masayuke, vediamo se c'è da qualche parte. Qui non so se c'è scritto, magari. No, il Motarai, è stato fatto la signora Atsuki Sato, il Ok, quindi ce ne Motarai sono si parecchi di chiama. animatori che hanno fatto, che hanno Sì, messo che lavora mano. allo studio Dean. E Ah, come no, certo. Stadio Dean, se non lavora sbaglio, era con quello che ai tempi che faceva lavora. Italia. Non vorrei Ah, sì. E sbagliarmi. lavora come fa come per lavora con il motion control Optical Print and Operator, ok, va bene. Comunque sì, è lavorato appunto, è quello che ha realizzato fisicamente queste scene di Animation. Mo, ti ha fatto vediamo se da qualche Ah, chi ha parte disegnato non scrive, è chiaro chi ha però. disegnato. Perché dopo comunque alla fine vedremo che ci sono gli storyboard scartati di Masayuki e lo stile Sì. grafico è molto diverso effettivamente, Esatto. quindi non dovrebbero essere i suoi. Vediamo se qua dice da che parte ti ha fatto queste storie. Allora, qua io leggo su Wikipedia in inglese la voce di Masayuki per il valore che può avere, però c'è scritto Kyutihone 2004, co-regista e realizzatore degli storyboard. E la fonte, ovviamente sarà scritto in giapponese. No, Anime News Network, quindi è una fonte di secondo livello, però vediamo un po' se ci dice. Il mistero sarebbe Il da mistero. andare a guardare in realtà i crediti del film, ci risolverebbe Infatti, abbastanza, prima no? di aprirlo però, che andiamo tutti in Ma qua galera. c'è staff, no, però questo credo sia staff della, sì, è staff della rivista, credo sia staff del film. Allora, io come staff giapponese, ovviamente, regista Hideaki Anno, sceneggiatura Anno e Rumi Takahashi, storyboard Masayuki, music Mikio Endo, vabbè, Go Nagai, character design Katsuya Terada, Moyoko Anno, Shinichi Sugimura e Yoshiyuki Sadamoto. Comunque quello a cui state assistendo dal vivo è ciò che facciamo io, Filippo e Mario, tipo tutti i giorni. Sì, Uno dice, esatto. ma questa cosa chi è? E poi siamo tipo 2 ore a A scandagliare il web. cercare. Allora, o non lo vedo, o ce l'ho davanti agli occhi e non lo vedo, oppure non trovo chi è che ha fatto questi storyboard. In compenso c'è scritto appunto che il Motarize, che ha fatto appunto che ha montato questa roba, è il signore appunto Atsuki Sato. E va bene, adesso lo sappiamo. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti, va Sì, bene. che mi ci sono troppo. Sì, sto fermando su questi dettagli. Devo sapere. Allora, qua la prossima intervista è al co-regista del film, all'assistente regista, non so come si chiama in italiano, che è il signor Sì. Katsuro Onoe, sì, Katsuro Onoe, nato a Kagoshima, che ha diretto il film cult Basto City, del 1980, che non conosco, facendo il direttore artistico, lavorandoci come direttore artistico, poi ha lavorato come direttore degli effetti speciali, mille film. Ha lavorato in varie serie televisive, bla 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 bla, quindi probabilmente questo anno l'ha conosciuto perché ha diretto qualche orrendo telefilm che a lui piace tantissimo, insomma se l'è portato a lavorare all'interno del suo film, molto bene. Oh, bene, e infine dopo queste interviste ci sono la parte che piace a me, ovvero le animazioni di Tutioni. Eccolo qui. Ah, bellissime. Chi era l'illustratore di queste bellissime immagini? Di Chi è? L'hai detto queste nello prima? specifico, Tadashi Ramatsu, credo. Cioè, il character designer degli OV è effettivamente Tadashi Ramatsu. E credo. Però la sigla è stata diretta dai Maishi. Comunque, credo sia Hiramatsu il disegnatore di questi frame. Che Sono è il bellissime character comunque. Lo designer stile di grafico mi Kaikano. piace.
Ah, ecco, questo stile grafico mi piace tantissimo, sono bellissimi questi disegni. La sigla di Chiudioni è bellissima, meravigliosa. Poi ci sono i sette, eccoli qua. Tra l'altro, gli OV, per chi non lo sapesse, sono oggi ho scoperto che sono basati sugli appunti di Anno per il film. Ok. Per questo la trama ha dei dettagli che non sono semplicemente in più, ci sono proprio dei dettagli che sono diversi. Tipo l'identità del maggiordomo di Sister Jill è completamente diversa negli occhi. Allora, ho trovato chi ha fatto queste qua. Ok. Perché c'è scritto qui sotto una diascalia. Staff Unai, quindi qualcuno nello staff. Qualcuno, un innominabile. ho trovato, è tipo stato anticlimatico. Qualcuno nello staff, ok, tipo la parte più importante del film l'ha fatta qualcuno nello staff, ok, molto bene, fantastici, ha fatta Shinji Bushi, che non si può nominare, Tadashi Hiram, esatto, sì, eccolo qua comunque. Ah, ecco, guarda che l'ha fatto, questo qua l'ha fatto il signor Hiramatsu, perché qua sotto qua dice che è Staff Nai, qua invece dice che questo qua, per esempio, questo disegno l'ha fatto Hiramatsu. Ok, allora c'è... Allora ricordavo bene che sono due animazioni dovrebbero essere di Imaishi e Hiramatsu nel film. Questo è un Genga disegnato per l'animation dal signor Hiramatsu, dice qui. Ok, anche perché poi non sono così tante le animazioni da dover chiamare chissà quanti animatori, cioè con due, tre... 4, so, e poi qua sotto scrive quello che dici tu, ovvero che siccome sono delle deformazioni nella posa, a chi erano le persone intervistate in queste pagine? Questi due sono il responsabile delle animazioni, ovvero il signor Hiroyuki Imaishi, e invece il responsabile il design delle parti animate, che invece è il signor Hiramatsu, appunto. Ah, ok, quindi beh, comunque la risposta ce l'abbiamo qui, sì, diciamo. Quindi evidentemente queste cose sono state fatte da Hiramatsu, sono state fatte, e qua dice che appunto sono deformate, eh? Il Coremon, cos'è sto Coremon? Vediamo. Timing day, Giuseppe chiede se il dramma CD era negli appunti una cosa a parte. Io credo una cosa a parte. Per chi non lo sapesse, esiste un quarto episodio degli OV, che però non è un OV, è un drama CD, che Giuseppe gentilmente ha trovato l'altro giorno su YouTube, e tradotto in una maniera che questo tizio ha preso dei sottotitoli cinesi, li ha passati su chat GPT, una roba allucinante. Però l'unica persona che è riuscito, insomma, l'episodio si segue abbastanza tranquillamente, ed è un episodio crossover tra tutte e quattro le versioni di Cutie Honey animate esistenti allora, credo anche con le doppiatrici originali, e quindi ci sono, cioè infatti c'è la Cutie Honey originale che ha una voce molto, molto attempata, e adesso se poi Giuseppe rilinkalo in chat. Dinanich dice film più OV bastano per goderselo, ma poi anche guardare, ma anche il film da solo, sì. Cioè, a me gli OV non dispiacciono, però li ho trovati molto lenti, non dico noiosi, ma comunque un po' lenti. Per i miei... Poi c'hanno il ritmo da quei 40 minuti che qui che è raro, insomma, per gli anime, sì, che bisogna da 40 minuti. Un questo taglio ce l'ho. Strano. Ecco. Se vai alla prossima pagina ci sono i vari goods di Cutie Honey, e questo CD, il CD di Kodakumi con la sigla, questo al tempo lo comprai, perché ero impazzito, appunto, e questo anche ce l'ho, è il libro che abbiamo sfogliato prima con l'uomo barbuto. Questo con la copertina bianca? Con la copertina bianca, esatto. Okay. Eccolo qua, conferma lui. Manca quel libro che ti ho mostrato ieri. Ma lo troveremo. E infine è giunta l'ora di arrivare alla parte su cosa, ovvero ai sette. Bene, bene. Grazie Giuseppe. Eccoli. Ta-da! Allora, alcuni di questi qua, come questo qua appunto di costo, del costume di Cutie Honey, insomma, è stato fatto dal signor Katsuya Terada, che Ivan ci potrà... No. Ci potrà illuminare, Ivan e Matteo e anche Filippo, io no, potrà illuminare sul fatto che è un illustratore molto celebre, che ha realizzato un sacco di roba. Poi è scritto qua in alto, qua sopra di ogni personaggio è scritto chi ha fatto il singolo design, perché sono stati fatti da diversi designer, non tutti dalla stessa persona. E qua sono state fatte anche varie versioni, si vede del costume, finché non hanno raggiunto quello che stava bene all'attrice. Katsuya Terada in Giappone è tipo Yoshitaka Amano, cioè uno che fa principalmente illustrazioni di copertine per i romanzi,
ha fatto il character design di Bloodlust Vampire. Sì. E infatti c'è anche la, la copertina del romanzo di Oshii che ha come illustrazione un'illustrazione di Katsuya Terada. In Italia è pubblicato, cioè, c'è pubblicato il manga, l'unico, uno dei suoi pochi manga, che è Sayukiden, che è tratto ovviamente da Viaggio in Occidente. Certo. È una versione super violenta, erotica di Viaggio in Occidente. E sempre per fare un po' di wishful thinking, Chimera, e cioè, al momento c'è, come si chiama l'autore? Yoshihiro Togashi, nome, autore di Hunter by Hunter con le chimera con le formiche chimera dentro? Non no, quella no, chimera no, no, no. C'è chimera. Una saga di romanzi che si chiama Chimera, ah. Tratta, scritta da un romanziere famoso giapponese di queste cose che adesso non mi viene come si chiama, le cui copertine sono di Katsuya Terada e Mamoru Oshii, cioè, era stato annunciato che Mamoru Oshii avrebbe tratto un film 3-4 anni fa, io continuo a pregare, insomma. Quindi niente, l'ho solo detto perché magari ci stanno ascoltando i produttori giapponesi, sì, sì, e stanno pensando, c'hanno tipo due tasti, uno davanti all'altro, c'è cioè uno a fianco all'altro, e uno è... Il meme del tizio che fa così. Che suda, si asciuga. Uno è, ora li denuncio, e l'altro è, facciamo parte della produzione di Chimera. Io spero clicchino quello di Chimera. Allora, comunque, io pensavo, tra l'altro, quando l'ho sfogliato la prima volta, poi ho notato che era un po' diverso. Però inizialmente credevo fosse Maeda. Mm. Perché il modo con cui disegnava il costume è simile, però il volto no, è più da... È Katsuya Terada. Comunque. È più da Terada. Quelli sono anche dei test per vedere come le stava meglio il seno, col cuoricino un po' coperto oppure non coperto affatto, esatto, ecco, bravo. Sì, perché lei tipo indossa questa specie di tuta di nylon, credo. Anche perché nylon se vai alla prossima pagina vedrai che la pelle a vista è una fregatura, perché invece, ecco, madonna Dio. Ma anche nel film si vede, se ci fai caso, se fermi i fotogrammi come ho fatto io, per vedere le singole cose, appunto, vedrai che in realtà non è la sua vera pelle, insomma. Cioè, questa è una strice che, non lo so, si è fatta vedere a gambe spalancate per anni e poi quando devi indossare un costumino con 2 centimetri di pelle a vista... No, no. Aveva deciso di no, non si fa. No, ma non si fa, vabbè. Ah, questa è una cosa pure che io, questa cosa io non ci passerò mai sopra al cinema giapponese, che loro usano le parrucche. Proprio, ma si vede proprio, si vede. Anche nelle foto queste qua, per esempio. Ma questo è terribile. Nelle foto qua, per esempio, in cui ci sono dei mega close-up sul volto, si vede chiaramente la retina della parrucca. Madonna, Dio, ma anche nei film dei samurai, loro lo fanno perché comunque, quando gli attori sono famosi, sfruttano il loro momento, quindi devono fare 50 film e 50 telefilm durante l'anno, quindi non si possono tagliare i capelli, certo, o tingere i capelli, perché il giorno dopo il giorno prima devono fare Chiutioni, il giorno dopo devono fare un samurai, il terzo giorno devono fare un'eroina dello spazio, quindi devono avere, è sempre disponibili per fare qualsiasi... Mi sta venendo in mente l'attore Henry Cavill, che è quello che ha fatto Superman. Scusami, Henry Cavill che ha fatto Mission Impossible 6, forse volevi dire. ha fatto anche Operazione Ankle, se non sbaglio. Se ne frega, ma quello è bellissimo, 6. Come ti permetti? Okay. In pratica stava facendo Superman e non so quale altra cosa. E in pratica nel contratto di quest'altra cosa, lui faceva un personaggio con i baffi. E ha detto, adesso vado, mentre faccio questo film in cui ho i baffi, vado a fare Superman. Ha detto, non ti permettere di tagliarti i baffi, se no ci devi pagare tipo una penale da 100 milioni di dollari. In giapponese non ne frega niente. Lui non se li è tagliati, gliel'hanno rimossi col computer, quindi si vede un pezzo di carne appiccicato sui baffi. Cioè, qua. Sembra stia smascellando, tipo. Che orrore. Terribile. Terribile. I giapponesi invece che fanno? Mettono le parrucche, si vedono proprio con tono di attaccatura a vista, gliene frega niente. Voi dovreste vedere i telefilm storici giapponesi orrendi con tutte quelle caporrucche, proprio che si vede chiaramente che sono parrucche di plastica. Ma è tipo, buono. Come si chiama? Hidetoshi Nishijima, l'attore di Drive My Car. Mm. Ah sì, quello che c'è sempre la frangetta sia esatto, diagonale. Che è apparso anche in Shin Ultraman. C'è sempre la frangetta diagonale, non si è mai cambiato il stile di capelli. È sempre lo stesso parrucca. In un anno è apparso in Shin Ultraman, il Kamen Rider Black Sun e Drive My Car, sempre con la stessa capigliatura da ragazzino. Sì, perché non può cambiare. È realizzato con la AI, in realtà lui non esiste.
è una, interpretato da Skynet. Quanti altri ruoli doveva fare Eric Asato quell'anno che non si poteva tingere i capelli? E invece no, sì, sì, sì. Doveva fare i servizi fotografici particolari, forse. Allora, quest'altro invece, Gold Claw, invece l'ha fatto un fumettista shonen che si chiama Shinichi Sugimura. Non chiedetemi chi sia, non è chi sia. Onestamente non è il mio design preferito, però molto apprezzato. Già dalla anche questa qua, come potete vedere, indossa una agghiacciante tutina di nylon effetto carne, ma va bene. E, anche se questo costume secondo me è di un trash mai visto prima, però ho moltissimo apprezzato fin dalla prima volta come tutti i costumi siano molto differenziati fra di loro, sì. Quindi ce ne sono di elegantissimi e raffinatissimi, quello come quello di Scarlet Claw, e poi ci sono queste pattianate clamorose, però mi piace tantissimo proprio il fatto che sia una pattianata clamorosa finto gladiatore, appunto perché stacca tantissimo con gli altri, anche quello lì di Cobalt Claw, appunto, stacca tantissimo dagli altri, e questa cosa apprezzo tantissimo. Avete mai giocato a Tekken, per esempio? Sì. Sapete che in Tekken 6, per esempio, O'Great ha lavorato con Soul Calibur, scusate, sì. anche l'autore di Keroro, per esempio, ha fatto un costume bellissimo per Soul Calibur, per esempio, quello lì che c'ha quella lancia col pianeta, il costume bianco con quella lancia col pianeta, delle scarpe col tacco lungo, per esempio. Io quei costumi da picchiaduro mi piacciono tantissimo, quindi questo orrendo costume, però comunque nell'economia del film ci sta bene, insomma, in parole povere. Come si chiamava il disegnatore? Shinichi Sugimura. Fammi Sugimura? Sì. Sugimura Shinichi si chiama. Con la quello G qua. Di, cioè Sugi come i Sugi. Sugimura, sì, sì, okay, come okay. I gabbi di Sugi, però è seduto quando gli ragana. E qua sotto vediamo, Matteo, tu che sei più tecnologicamente avanzato, quei due disegnini in nero sono le proposte di Moyoko Anno scartate. Infatti riconoscevo lo stile. Perché infatti vedrete che, non so se c'era anche prima, anche quelle di Chiutioni, c'erano le sue proposte scartate, perché lei in realtà ha disegnato costumi per tutti i personaggi del film, alcune volte gliel'hanno accettati come quello lì appunto di Scarlet Claw, e alcune volte invece gliel'hanno scartate, ma comunque sono qua riportate qua sotto, insomma. Queste sono sono le sue proposte animalesche. Le Dioni non c'erano. Le Dioni non ci sono, non puoi vedere. No. Non ci sono, ma so che lei aveva proposte comunque. Non so se il tipo l'idea originale con sto cuore sul seno era sua, roba del genere, perché sì. C'era anche il fumetto originale. Comunque, il concetto finale comunque, è che io ricordo... Sappiamo che non è nepotismo. Parte... No, non è nepotismo. Non ancora. Lei ha lavorato, lei ha proposto, fatto delle proposte per tutti i personaggi, poi a volte in un caso a scala di quello gliel'hanno accettate, negli altri no. Più nepotismo allora per il signor Katsuya Terada, che invece ha fatto anche Cobalt Claw, vedi, per Cobalt Claw hanno accettato il suo design. Vedi, questo di Moyoko Anno invece, che tu puoi fare vedere meglio, che è i limiti del porno, anche qua, siamo un personaggio di Miguel Angel Martin, destra, sotto sotto, quello. Quella era la proposta di Moyoko Anno, vedi, con tanto di... Come si chiama quel coso, quella pallina che si mette in bocca durante... Gag ball, quella per non soffocare. Filippo subito, No, sai perché, sai perché lo sì, so? Sì, sì, certo, perché il cugino... in palpiccio gliela mettono in bocca a Bruce Willis e a... come si chiama? La chiamano, oddio, questa si Marcello chiama gag ball, si chiama, hai capito? Si chiama gag ball, se la metti io in bocca... Comunque, anche il costumino della povera Moyoko Anno buttato nel cestino, invece è stato accettato quello invece di Katsuya Terada, appunto. Molto fashion anche questo. E anche invece questo è molto soffio anche questo. Invece questa però, è suo, è accettato. Sì, no? Invece questo qua appunto per Scarlet Claw è proprio il design di Moyoko Anno, si vede molto chiaramente che evidentemente sono dei suoi disegni questi qua. Ma lei è famosa per questi disegni con i personaggi in kimono, quindi insomma, sì. Se non avessero accettato questo... Quello nero qua sarebbero sotto, sposati, probabilmente. Quello sotto, quello lì nero, è un altro panza, che era Kimono Panza, che invece è un personaggio escluso, era un altro dei vari personaggi possibili da mettere nel film, è stato escluso. C'era anche Sister Panza, come abbiamo detto prima, c'era Kimono Panza, che era questo qua, Panther, scusate, perché in giapponese dicono Panza, che non è stato utilizzato. Invece è stato usato appunto Scarlet Claw, come una delle cattive. Questo qua invece, per tornare ai nostri amici di Shin Kamen Rider, si chiama Yutaka Izubuchi, si chiama il signore che ha fatto il design di Black Claw. E sapete chi è Yutaka Izubuchi? Voi sapete tutto? No? È il designer di Shin Kamen Rider. No, è il designer delle maschere, dei cattivoni di Shin Kamen Rider, appunto. Quindi anche appunto, il designer di Pat Labor.
Quante ne sai? Hai visto? Matteo, non si, nessuno la fa, Matteo Caroni. E delle armature della Gerber Saga. Madonna, hai capito? Quante ne... Comunque, il signor, come si chiama questo qua? Izubuchi, questo qua, appunto, è quello lì che appunto Anno si porta dietro da decenni, in parole povere, dal 2004 con Shin Kamen-Rider fino al 2023-2022, quando è uscito, non mi ricordo più, Shin Kamen-Rider, appunto. È sempre lui. E lui in è contemporanea Izubuchi stava facendo anche design di Kamen Rider The First. Hai capito? In questi anni. Lui in realtà è un mecha designer, non è affatto un cara designer, però appunto ha realizzato Black Claw e poi dopo negli anni ha realizzato appunto, come diceva Matteo, un sacco di altre roba con Ushi e poi con Anno anche. Anche regista. Tutto ha fatto. Cosa ha diretto, come si chiama? Ogni volta mi sbaglio, aspetta lo cerco. L'anime di mecha che la gente tipo o lo amano o lo odiano, Raxephon. Ah sì, Raxephon. ha fatto il manga di Raxephon, ha fatto il soggetto, regia, storyboard, sceneggiatura, tutto ha fatto. Tutto. Troppo roba fatto. Il nuovo Pat Labor. Hai visto? Il nuovo Pat Labor sarà diretto da lui. Salvatore della patria, questo, in parole povere. Sì. Allora, ti dirò di più, ovvero che nella prossima pagina c'è il design animalier di Moyoko Anno, eccolo qua, per Sister Jill, che poi sono scartato a favore di nuovo nepotismo di Katsuya Terada. Quindi Katsuya Terada ben tre personaggi: Tutioni, Cobalt e Sister Jill, e la povera Moyoko Anno invece soltanto uno, e gli altri via nel cestino. Terada comunque sia un character designer secondo me pazzesco, cioè anche come illustratore piace veramente. Sì, come illustratore è meraviglioso. E quindi niente Sister Jill animalier con questa roba leopardata, insomma. Peccato. Allora, qua c'è un dettaglio carino alla prossima pagina, caro Matteo. Allora, perché qua ci sono le scene, ci sono le ambientazioni, e se vai a vedere la camera della nostra amica di Natsuko Aki, bellissima, però, il personaggio preferito, naturalmente, inutile dirlo, ovvero della poliziotta, si vede, a parte che lei c'ha l'armadio di Paperino con tutte quante le maglie uguali. Milan Dog, la camicia e la giacca. Ci sono tutte delle maglie nere, i fiori morti in fondo perché lei non riesce a tenere i fiori, quella lì, la foto quella lì giallina, sono i fiori morti, sono. Lei c'è i vasi di fiori morti perché non le annaffia, non riesce a fare crescere la vita, ma soprattutto, se ci fate caso, la didascalia che dice qua, il sake, lei c'ha le bottiglie di sake, il sake viene tutta la prefettura di Yamanashi, la prefettura di Yamaguchi, comune di Ube, quindi il sake del... Hai capito proprio bene, il sake che beve Natsuko Aki appunto viene da casa di Anno, quindi Anno ha fornito il sake per il film di Shin Kamen Rider, il film di Shin Kyutyone, scusate. Ma per te ormai sono la stessa cosa, lo Shin Kamen Rider bello e lo Shin Kamen Rider brutto. Il posto di lavoro di Kyutyone. Qua il prodromo della distruzione della Torre Eiffel, ecco. Tokyo Tower, torna sempre. Già distrutta ai tempi di missione Pietrazzurra, ridistrutta in futuro da, come che dice, Gesù di sulle Eiffel, come dice, excusez-moi Eiffel. Noi abbiamo fatto pure la maglietta all'epoca, pensa un po', grazie al bellissimo design di Ivan. Ciao Ivan. Gesù, l'altro giorno ho rivisto Mission Impossible 6, nella scena di Parigi quando sparano alla poliziotta c'è Tom Cruise che dice la poliziotta sanguinante con un'emorragia morirà fra pochi secondi, Gesù Désolé. È meraviglioso come Madonna nella canzone Sorry canta anche sono spiacente Gesù Désolé, dice. È bellissimo. Sono spiacente che poi non sono stati neanche in grado di traslitterarlo, e se tu vai su internet e scrivono sono blancente, e io sono andato a correggere tutte le occorrenze americane, non potete scrivere niente. Io sto già sfogliando qua il fumetto con le proposte di Masayuki scartate nel frattempo. Okay, eccoci qua. Oh. Hidden Materials of Kyutyone. Quindi sono tutti i disegni di Masayuki questi? Sono tutti bellissimi disegni di Masayuki, si vede benissimo che lui è esattamente lo stile grafico di alcuni episodi di Evangelion, è chiaro. In particolare, secondo me, lui non so se lui ha fatto l'episodio in cui Misato va al matrimonio e si ubriaca e poi torna a casa con le calze tutte sporche, perché c'è proprio quello stile grafico specifico di quell'episodio.
Ma tu dici per come è disegnato il... Sì, per come è disegnato, proprio quello stile grafico lì. Io dico una cosa che non viene mai detta, tutti parlano di Anno, di Tsurumaki, ma no, guarda, Masayuki... Dimmi se questa, dimmi se questa qua non è Rei. Dai, è Rei che però sì, corre sì. Felice. Evviva. Quindi non è Rei. Non quindi è Rei. Masayuki, vabbè, è Rei della realtà alternativa dell'episodio 26. Quella con, la, con il toast in bocca. Esatto. Vai, non se ne parla mai, ma lui è bravissimo, cioè il genio mai celebrato dietro. No, dimmi se questa qua non è esattamente Misato nell'episodio in cui, e questo qua è Kaji, questo è Misato che viene nell'episodio in cui vanno al matrimonio, dai. Adesso vado a prendere un po' di informazioni sull'episodio. Questa, guarda, no, non andare da nessuna parte, guarda, dimmi se questo non è Grandis. Aspetta, a vedere dov'è. Questo? Eh sì, questo. Ci può stare, il cappello con le tante piume. Il cappello con i fiorellini, invece no, è Sister Claw, o Sister, come si chiama questa? Tra l'altro, Sister Panza. Le giochiavo l'altro giorno un'intervista in cui c'erano Masayuki, Tsurumaki e non mi ricordo chi altro a parlare, e loro punzecchiavano Masayuki perché a quanto pare ha... Cioè lui è il direttore, il regista dell'episodio in cui c'è Kaworu, in Evangelion. Sì, Masayuki 4. E si rifiutò inizialmente si rifiutò di lavorarci perché la sceneggiatura iniziale era troppo spinta. Sì, varie bozze ci sono state, sì, c'era di tutto. So che la prima bozza l'hanno pubblicata su una rivista di Yaoi che si chiama June. Sì, una rivista importantissima. C'è un articolo di Simone su questo. Ah, ok. Dimmi, interessa. Che c'è la scena in cui ci sono Kaworu e Shinji nudi che vanno a fare skinny diving. Sì, vanno a fare? Nella prima skinny diving si dice, giusto? No. Cosa sarebbe? Aspetta, io sono puro di fuori. Dillo, questo non lo so neanche io. Ma è una roba tipo le forbici, cos'è? Dimmi... Cosa fanno? Non ho capito. Ma comunque si immergono nudi, cos'è? Tipo? Sì, no. sì, aspetta che te lo metto qua in chat. Si fanno il bagno al lago, scrive Giuseppe. Dice Giuseppe. Perché c'è una parola in inglese? Dipping. Cos'è lo skinny dipping? Che pratiche sono? Le conosci solo tu. Non ne ho la minima idea. Andiamo in galera. È dei tempi. Perché io l'ho letto in inglese questa cosa, quindi era tipo l'attimo. Aspetta, che vado a prendere l'articolo. Bozza 1, questa è... Andiamo in galera. Allora, c'è un Evangelion detto Alpha, arriva un nuovo pilota. Abbiamo Rei alternativa stretta qua in una scena evidentemente yaoi. Un giorno Shinji e Kaoru si ritrovano in riva a un bacino d'acqua, solo che il primo non sa nuotare. Kaoru, nudo, invita Shinji in acqua dicendogli che lo aiuterà. Tuttavia, dopo qualche passo, si trovano nell'acqua un po' più alta. Shinji prende la mano dell'amico e annaspa, ma Kaoru lo abbraccia trascinandolo a galla. Shinji piange, tanto per cambiare, perché ha rischiato di affogare, giustamente. I due ragazzi escono dall'acqua e guardando il tramonto Shinji rivela Kaoru che in realtà all'inizio lo stava evitando, ma che ora si sente ansioso quando non sono insieme. L'altro risponde che gli dispiace ma non ricambia questi sentimenti. E Shinji si dispera. No, è la prima bozza dell'episodio 24. Il giorno dopo la nerf, Kaoru si trasforma in un angelo con un nucleo, bla bla bla. Rei capisce che Kaoru può provocare il third impact entrando in contatto con Adam, dopodiché arriva l'Eva Alpha che sfonda un muro, bla 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 bla. Fine dei momenti erotici. Ah, beh, allora seconda bozza è hanno comunque abbassato il livello di erotismo, ma E alla fine a forza di abbassa siamo arrivati alla scena in cui dice ski, e che in inglese prima l'hanno tradotta ti amo e adesso invece l'hanno tradotta ti voglio bene, o il contrario, I like you e adesso invece l'hanno tradotta I love you, o viceversa. L'avevano smorzato verso, diceva sì, sei abbastanza simpatico, oppure non mi stai molto antipatico, come dicono in Germania per dichiarare il proprio amore. Anzi, non mi stai antipatico, così si dice in tedesco. È una battuta che gira in Germania, ovviamente. Sì. Non... Allora, nel frattempo, che tu skinny dipping. Ma che cos'è lo skinny dipping? Che cos'è, voglio sapere? Notano nudi. Ah, vabbè, ma non è che. Allora. Musical duets and stuff, loves. Ok. Eccolo qua. Scusa, ma perché bisogna trovare un nome misterioso per dire fare il bagno? Fare il bagno? Non venivo creduto sul. Quando si mangia la pasta asciutta, come si dice? Come si dice? Pasta sapping? Come si dice? Una parola.
ogni cosa ha un nome specifico. Ecco, comunque Masayuki che dice, insomma, che quando lui ha chiesto di cambiare la cosa, poi si è creata la scena, ha realizzato la scena della... Ma questo cos'è, che stanno in bagno? La bozza dell'episodio 20, cioè un articolo dedicato all'episodio 24? Sì. Ok. Perfetto. Questo è... E questo è... C'è lui che menziona il numero di June, però adesso aspetta, c'era scritto June. Eccolo, supplemento di June della 96. Sì, sì, è quella intervista settembre. Lì che è anche citata nell'articolo che ho messo nella chat. Sì, sì, sì. Mostriamo adesso e poi torniamo alle... Vabbè, comunque era solo una curiosità su Masayuki, che insomma era Molto importante. È molto importante Masayuki. E direi che l'illustrazione è abbastanza eloquente, insomma. Sì. È bellissima, una fanfiction, è una doujinshin, dai. Ma era solo una bozza. Sono a fare le cose zozze di fronte a un crocifisso, fra l'altro. Io non ho parole. Dopo dicono che Madonna è sacrilega, guarda. Lei lo fa volontariamente. C'è anche il bacio. C'è anche il bacio. Fantastico. Quella però, e c'è lui, la mente dietro a tutto. Però il bacio, quella è una doujinshi. Questa qua è una doujinshi, credo. Sì, sì, mi sa di sì. Anche il disegno sembra lo però stesso. Però già sono al pianoforte, hai visto? Sì. Vediamo che come dice poi suonerà al pianoforte 20 anni dopo. No, è 3.0. È ufficiale? Chi ha postato l'immagine dice che viene sempre dallo stesso numero di June. Credo siano illustrazioni con cui hanno accompagnato la pubblicazione della... Okay. Realizzate per June. Okay. Ah, scusate, voi non lo state vedendo perché chiaramente io l'ho aperto in un'altra scheda. No, perché io ho aperto il tweet. C'era... Noi lo vediamo, lo vedevamo. Abbiamo visto tutto. Sì, anche ok, avete visto anche la mia carta di identità, la mia carta di credito. Tutto, esatto. Ciao, sono Masayuki e voglio il tuo numero di carta di credito, data e il numero che c'è. Sono Masayuki, sto cercando i fondi per realizzare Evangelion 3. Accanto a me c'è Anno. Ciao, sono Hideaki Anno, confermo. Sta succedendo? Diciamo cazzate, Mario, non ti preoccupare. Che bei posti. Preoccupati. Con i flash prima in tutto questo non abbiamo guardato la animation del film, volevo dire, perché lui è andato altrove, l'abbiamo visto, è andato ad accendere le luci della distopia illustrate. Ah, l'avete visto quindi? Sì. Maledetti. Ah no, aspetta, tu intendi proprio la scena, perché noi abbiamo visto una sequenza dietro le quinte. La sequenza no, se mi dicate qualcosa, ti metto questa che è abbastanza breve da non far chiudere il canale. 42 secondi di passione. E invece poi è una cosa erotica, ovviamente, con le gagbole e lo skinny dipping e altre cose illegalissime. Allora. Eccoci qua. Ti ha mandato il link? Sì. Eccolo qua. È lui. E questa, per chi non l'avesse visto, con audio? Vogliamo far chiudere tutto, eh? Ah, perché con audio. No, non credo. Penso, perché sono cose che non... Neanche loro si preoccupano più, penso, di questo film. Questo come si chiamava il missile. C'ha un nome specifico, quella Titano cosa Circus. Titano Circus. Che? Titano Circus si chiama, praticamente perché è un tipo, perché Itano è un animatore di Macross. Sì, sembra che Macross missili, ne intendete. Sì, esatto, questa cioè, scena il in circo cui... dei missili fatto da Itano, perché i missili vanno dappertutto. Sì, sì, è un'animazione che ha realizzato questo animatore per Macross e poi è diventata super popolare. La bocca che si smascella tipo Shingo. È la prima volta che l'ho vista, anche sconvolgente, mi ha bloccato la crescita. Bellissima, meravigliosa questa. E non spoileriamo il resto. Questa secondo me un po' più lunga diventava veramente la cosa più bella, una delle cose più belle del film. Eccoci qua. Comunque più fluido di camerale verso la Vespa, sì, è vero, sono d'accordo.
è nata qua la Hanimation sostanzialmente, magari c'erano stati dei precedenti, però quella che ha sdoganato questa tecnica dovrebbe essere nata appunto però, in questo film, confermo, avendo anche dato il nome. Comunque, eccoci tornati. Naturalmente ci sono stati poi tanti sequel, dopo non so, ci sono stati altri esperimenti di questo tipo, forse al tempo non so se loro lo consideravano come un esperimento a sé o come il primo di una lunga serie, non lo so, forse già loro lo consideravano come un... Guarda, uno dei più celebri esempi successivi è in Aoi Hono, quel dramma tratto dal manga di non mi ricordo più chi, dove c'è sostanzialmente questo ragazzo che va all'Università delle Arti di Osaka e conosce Anno, studente, Yamaga e tutti gli altri della Gainax, e lui è un perdente mentre gli altri sono dei fighi, e nella opening hanno fatto Animation, oh, sì, citando varie sequenze animate. Ah, vabbè, ma lì era un omaggio, non era un uso cosciente appunto per realizzare qualcosa di diverso. Hanno fatto la opening, era Katsuhiko Shimamoto. Esatto. Era un compare sempre di tutto questo club, l'autore di Manga Bomber. Mm-mm. Ho capito. Mario, non l'hai mai vista cioè questa cosa? Dai, non è possibile. No, anzi, dopo linkamela così me la guardo. Comunque più fluido di Kamen Rider versus la Vespa. Che cattivi. Dopo sono io che sono cattivo, guarda. Vabbè, è il punto della scena è non essere fluido. Penso che era tipo l'unica scena del film che mi è piaciuta. Combattimento con la Vespa. No, Matteo fa no. Non ti va bene niente, Fabio. A me non va bene niente, più probabilmente, anzi. A me è piaciuto il combattimento, perché... È l'unica scena che mi è piaciuta del film. Ah, ok. No, ok, perfetto. Vabbè, sì, è comunque la scena più interessante. È in Animation. Hai odiato la battaglia dei Double Rider, uno contro l'altro. Madonna, è orrendo. Soprattutto quello nel tunnel, con l'inseguimento con le macchine, è poi insopportabile, non c'è senso. Però ho messo nella chat quella che si vede, yes, da un lato la Honeymation e dall'altro le animazioni originali che citano. Quindi lì c'è da un lato cioè appunto la citazione a questa tecnica e dall'altro rifacimento in fotografia di varie sequenze importanti. Eccoci qua tolgo perché è una bambina recente. Qua ci bombano male. Ecco, si vedeva malissimo. Il protagonista, tra l'altro, cioè l'attore che fa il protagonista mi fa veramente scassare perché fa delle facce incredibili. Niente, Matteo, hai rotto internet. I potenti mezzi con cui convivo adesso potete vedere, insomma. E che cavolo, manca a 480. Ah no, stavo andando. Porta pazienza, abbi pazienza. Ah, poi l'animazione a cui fa riferimento è la stessa, cioè sempre tratta da un manga di Shimamoto, il personaggio è palesemente lui. Ok, questo cos'era? Trider G7, ok? Sì. Tra l'altro uno degli ultimi capitoli del manga il personaggio ha incontrato Mitsuru Adachi. Ah, ecco, che nella prima puntata dice questo Adachi, c'è tutta la storia, no, fa troppo ridere. Ovviamente il manga è ancora in corso, mentre qua hanno fatto 11 puntate, se la sono sbrigata così. E sotto in questo video qua. Ciao Samuele. Va a vedere Si alza il vento. Buona visione. Io lo conosco quest'attore. Ecco Anno. Ken Yasuda. E sotto nel video ci sono proprio le citazioni da cui sono state tratte le... Tra l'altro questo fa parte della serie, adesso è tutto lì sopra il titolo, della serie Drama 24, che è uno slot televisivo come il War Masterpiece Theater, per intenderci. Sì. Quando hai fatto vedere adesso la sigla, alla fine c'è la scritta Drama 24, che è uno slot a cui ha partecipato anche Shunji Wai, che è l'amico del cuore di Anno, con un telefilm che si chiama...
Nanzu no Tenkosei, che vuol dire il misterioso studente trasferito, che era in realtà un romanzo di fantascienza che è stato già trasformato in un telefilm negli anni 60-70, che lui ha rimaginato con una trama simile ma diversa, con delle invenzioni nuove, ed è bellissimo. L'ha messo gratis su YouTube qualche tempo fa, perché adesso sta promuovendo il suo nuovo film che sta per uscire a ottobre, appunto, e quindi sta mettendo tutti quanti i suoi film gratis uno alla volta, per una settimana alla volta, su YouTube, e è stato molto bello. Quindi in questo slot di Drama 24 evidentemente fanno delle cosette carine. Molto bello. Prima o poi speriamo che portino in Italia il manga, la drama, i film di Shinji Wai. Hanno portato in Italia solo le cose collegate a Shinji Wai, meno collegate. È arrivato in Italia, avete detto, Shikijitsu, sì, no, tradotto in italiano. No. Ah, non è arrivato neanche tradotto in italiano. L'uniche cose con il nome di Shinji Wai sopra sono i fireworks, sia l'anime che il romanzo che ne hanno tratto. Sembra anche quello orrore, ma invece il mediometraggio originale invece non è arrivato? No. Però so che una qualche casa editrice, che non ricordo quale, aveva pensato di portare anche il prequel del caso di Hana e Alice, invece, Anatoari su non Jiken, si chiama. Ah, sì, è vero. Genere, che è stato portato, e la cosa però secondo me è fuori di testa, perché è il prequel di un altro film, se non è solo l'altro film, che invece era dal vivo, appunto, e ha poco senso vederlo. Insomma, anche se è bellissimo, comunque mi è piaciuto tantissimo quel prequel, è animato a rotoscopio, una cosa veramente interessante, sì, insomma. Vero. Però essendo il prequel di un altro film da solo, Anime Factory, grazie, però da solo. Sì, infatti è stata una mossa abbastanza, cioè anche come sono, comunque sia non è un film uscito di recente, quindi anche il fatto che sono andati a ripescarlo. Sì, infatti, sono andato a ripescarlo perché mi è stato un anime, è come negli anni 70 che compravano la qualunque per riempire i palinsesti delle televisioni private, quindi anche in questo caso non è detto, ma sì, è un anime, qualcuno se lo comprerà, se lo taco, tanto. Il film animato non l'ho visto, ho visto live action comunque io di Annelice. Là io ho maledetto che c'è anche il film, non sono parole mie, ho appena pronunciato parole altrui, quindi per favore prendetevela con me. Con Daidan, ovviamente. Interessante fino a un certo punto, il film non è chissà cosa, non è vero, è bellissima, mi piace la scena in cui mette l'ape dentro il fiore e poi il fiore dentro la maglia, e mi ha sconvolto, anche quello lì mi ha turbato come non mai. Ma va visto il primo film, così si capisce il contesto anche. Il primo film è anche pieno di riferimenti ai mangaka del Tokiwaso. Esatto, anche le stazioni della stazione del treno dove loro fermano hanno il nome dei personaggi, sì. Fumettisti. Meraviglioso. Ma sbaglio, queste cose le abbiamo già dette in un'altra occasione? O sono io che ho... Un può essere che il nome di Shinji Wai ritorna, perché come il nome di Anno ritorna anche il nome del suo gemello del destino. Destino ritorna. Forse nella live di Shin Kamen Rider, non lo so, oppure me l'avevi detto al telefono, non lo so. Déjà vu, un errore. Ho già sentito mate, queste frasi parola per parola. È un errore del mare. Ci ripetiamo un po', a volte sì. Cioè io avevo fatto, ricordo, dei post sui social sui riferimenti a questi mangaka. Allora forse sì, forse quindi sì. Forse hai visto quello, l'hai un po' incrociato col fatto che parliamo sempre di Shinji Wai. Perché come Terry e Maggie in Magic Girls sono Anno e Wai, voi non lo sapete, ma in realtà sono così. Sono uno la allora, un utente scrive, io e Wai ho lì di aspettarmi da un annetto. Che cosa stai aspettando? Cioè 5 stelle e cuoricino, capolavoro clamoroso. Giusto l'altro giorno sulla chat di Stovia ho rimandato la scena in cui cantano a cappella Tsubasa Wakudasai. Pensa, quale altro regista ha usato quella stessa canzone? Chissà. Terry e Maggie Magic Girls, hai capito? Bene, io quest'ultima occhiata a Masayuki, perché altrimenti poi... povero Masayuki. Poverino rimane... Fai vedere la scena in cui c'è... Eccola qua, la tizia con le catene, no, girevoli, come si dice? Rotanti. Ecco, quella lì. La girella, le catene rotante. Ma queste credo che siano, non so se tu poi hai letto bene l'articolo, però credo siano anche tipo scene, alcune forse delle scene che hanno dovuto tagliare per problemi di budget. Sì, tutta roba tagliata questa qua, allora perché hanno proposto una quantità di roba clamorosa con 1000 possibili cattivi all'interno di Panther Claw, appunto, e poi alla fine ne hanno tenuti alcuni, altri invece non hanno tenuti. Non so se per motivi di tempistiche, soldi, oppure perché sennò veniva fuori un film di 10 ore, però... Questa scena simile c'è negli OV, solo che a guidare c'è Aki, non c'è Seiji.
Tra l'altro questa roba qua mi ricorda tantissimo anche Shin Kamen Rider nella scena con la scorpiona, anche c'è pure sta macchina, insomma, non so, mi ricorda sensazione, non so, non esattamente l'inquadratura identica, insomma. Dice un GY, mi è piaciuto Picnic, bellissimo, meraviglioso. Qua c'è, anche qua queste cose, anche qua, cioè chiaramente... simili. Ecco, questa è, sta nell'OV. Sì, uguale, è vero. Beh, scusa, quello lì è il baschetto che c'ha, chi è che c'ha quel baschetto? La, chi è? Maya? La, nella vignetta in alto a sinistra. C'è Maya di Evangelion che c'ha quello stesso baschetto, sbaglio, no? Chi è che c'ha quello lì dentro? No, chi è? Misato nella copertina del terzo DVD, di, che c'ha, che sta in posa così col baschetto sulla testa. Anche sì, Maya. Sì, cioè, è il basco militare, cioè, militare paramilitare della NERF. Para. Cioè, e quelle povere cose a cui sarebbe stata sottoposta la povera Erika Satou. E poi qui produsa e questo non so che sia. Certo, fammi leggere. Kikako Kyoryoku è collaboratore al progetto, è della Warner Bros. Okay. Un tizio di Warner Bros. Qui c'è Anno Lord of the Rings, di che anno è Lord of the Rings degli Anelli? Scusate. Già era uscito nel 2004? Sì, sì, sì. È così vecchio? Sì, almeno caro. Il primo, sì. Sì. Allora, adesso ci stavo ripensando proprio qualche perché giorno fa. Dice, come per Lord of the Rings pensiamo di girare il 2 e il 3 in contemporanea. Il 2 e il 3 di sì, che? Sì. Di Chiudioni? Sì, 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 certo, ecco, ne hanno, ne hanno girati 30 alla fine. 2001, 2002, 2003. Tutti girati nel 2000, nel 2000, credo, perché insomma era un progetto lungo, però sì. Ma non stai parlando di Chiutioni, stai parlando del Signore degli Anelli. Del Signore degli Anelli, sì, sì, sì. Quindi precedenti al Signore degli Anelli. Poi pensavo di dirigere eventualmente, vedi, il 2 e il 3 in contemporanea come il Signore degli Anelli, appunto, come c'erano back to back il Signore degli Anelli. Comunque, cioè, non c'è film da Chiudioni in poi che Anno non abbia scritto pensando che avrebbero fatto sequel, cioè anche di più. E invece. A proposito di sequel back to back, Mission Impossible 7A e 7B dovrebbero essere girato back to back e invece per problemi di produzione, ahimè, invece adesso stanno girando Mission Impossible 7B e non l'hanno girato in contemporanea con 7A. Comunque film siamo per... stati scemi, perché con i credits tutto del film. Tutto scritto alla fine, ecco. Aspetta, la... E qua c'è anche... la categoria animator. E nel pamphlet di Il ragazzo e l'airone c'è anche appunto riportati tutti quanti i crediti, compresi i montatori del trailer, mm-hmm, e i pubblicisti e le varie persone che si sono occupate della pubblicità del film, che non è stata fatta all'ultimo secondo. Allora, qua la prima nominata è Erika Satou, naturalmente, la nostra cara. La seconda è Ichikawa Mikako, sì, esatto, la divina, e infine Murakami Ryo, che è quello che fa invece il tizio. Si chiama come il romanziere. Sì, esatto. No, quello è giù, scusami, questo è... Sì, quel... Ok, questo si chiama giù, il romanziere si chiama Mario, si chiama, scusate. Ok. Niente, Mario si è bloccato a leggere tutti i nomi possibili e immaginabili. L'ultimo qua nella fila è Gonagai. Eh beh, certo. La prima invece qua nella fila è Kodakumi, che sarebbe quella che ha cantato la sigla, la canzone iniziale, ed è anche quella che fa la cantante nella casa, nel covo segreto di Sister Jean. Comunque si confermo che i Sakuga delle animazioni non animation sono fatti dal signore Hiramatsu. Okay. Anche qua dietro. Perfetto. Non so se c'è qualche azienda italiana che ha collaborato. Fiorucci Americanino, no. Quello è un altro film. Volta sì. C'è la solita Imagica. Certo. C'è la Brown. La Brown dei rasoi? Cioè, sì. C'è New Type, c'è Schwarzkopf, quella che fa le tinture per capelli. Che tanto usano le parrucche, quindi va bene così. Cos'è Febbraio di Ales? Beh. Febbraio di Ales. Di Ales. Non mi finto il giapponese, è una roba finta italiana. Vediamo, è così, adesso c'è una cosa importantissima. Tipo l'azienda su cui si legge l'intero pianeta.
ci occupiamo della sicurezza del pianeta. Qui c'è la foto dell'evento, che hanno fatto un evento per presentare il film, vabbè, chiaramente, come si fa con tutti i film, insomma. Allora, una multinazionale che si occupa di capelli. Capelli. Mario sta morendo. Distrutto. Un uomo distrutto da questa informazione. Deve i suoi capelli alla febbraio di Alex, esatto. Non lo sa. Senza questa multinazionale nessuno avrebbe i capelli nella storia dell'umanità. Bene. Bellissimo. Il libro si chiude qua. Mario ci mostra queste belle donne. Belle donne. È il motivo sempre per lei, è sempre la tizia lì, l'attrice porno, che però in realtà fa questa vita drammatica. Qua c'è lei che sta chiamando la mamma, che dice: mamma, voglio tornare a casa, non ce la faccio più. Cioè, quando vedrete il film, io sono sconvolto, sconvolto. Sì, ho finito, non ho altro da dire. Bene, Mario sconvolto. Eccoci qua. Bene, non so se avete qualcosina da aggiungere, non so se qualche materiale è uscito all'ultimo, tipo... Filippo adesso che tira fuori il fazzoletto di Cutioni. No, quello non ce l'ho purtroppo, nei miei asciugavecchi non ho Cutioni, ma mi rifarò appena tornerò in Giappone. Poi questo. No, io ho un asciuga anziani di Totoro, un asciuga anziani dei Peanuts, comprata insieme a Mario quando eravamo a Omotesando, possibile? A Omotesando, sì. Sì. E poi un asciuga anziani standard, quadrato, blu, senza disegno, 1-3. Che tristezza. Mi comprerò quello di Cutie Honey appena possibile. Anch'io. Bene, allora direi che la live si è esaurita in modo naturale qui. Abbiamo fatto tutto il volume, abbiamo il Baby Yoda... che è molto io lo trovo molto inquietante. Ti fa paura, cioè ti terrorizza Baby Yoda. Che è un bambino rugoso. Sì. In realtà 50 e rotti anni, quella è una cosa incredibile, che faceva già ridere dalla prima episodio di Mandalorian. Mario con il suo Wasowski che era caduto prima, nel pre-live. E vi ringrazio per averci seguito, tutti i link in descrizione se state recuperando il video su YouTube. E alla prossima live. Grazie a tutti. Andate a vedere Mission Impossible 7A, è bellissimo. Vabbè. E anche Cutioni 21. Cutioni.